Giuseppe, ci sei? Sono ragazzi. Ciao Giuseppe, Giuseppe. oh, Ciao ciao, ciao da Giuseppe. tutti Ragazzi. qui. Beh, senti, Ciao precedenza a Giuseppe. te, ci dici che cosa sta succedendo da quelle parti? Niente, cosa vi devo dire? Che c'è un acceso superstar. E già per dire un acceso superstar vuol dire che stiamo subendo l'attacco del Lecce. A parte i primissimi minuti della partita dove ci siamo affacciati dalla porta avversaria, tutto il resto è stato È un stato senso Lecce. unico dalle nostre parti. Il Lecce sta adottando un modulo particolare, un 4-5-1 tutto attacco, e il Foggia appena si affaccia sulla centrocampo avversario fanno fallo e ci bloccano lì. Non riusciamo ad uscire dalla nostra difesa. De Zerbi dovrà trovare qualche espediente, anche perché abbiamo un attacco inedito che abbiamo visto solo negli ultimi minuti di Aversa, quello che ci ha fatto vincere. Quindi abbiamo Mazza come centrale d'attacco con Cavallaro e Barraco sulle ali, che non riescono a dare molto perché arrivano pochissime palle in avanti. Sì, abbiamo visto che non superiamo il centrocampo, è un grosso problema oggi. Super Narciso oggi avrà lui i voti più alti in maggiera perché stiamo subendo un po' di profondità del Lecce, ma più con palle lunghe che con azioni di gioco. Quindi dobbiamo rifarci nel secondo tempo. Giuseppe, in quanti Giuseppe, com'è siete? il clima a Lecce? Descrivici un attimino il clima a Lecce. Allora, i nostri tifosi sono tre pullman, quindi saranno 150 tifosi. Noi da quest'altra parte siamo un altro centinaio scarso. Quindi, però ci facciamo sentire più noi che quelli del Lecce, in quanto sono in contestazione con il presidente Tesoro, anche se si sono fatti sentire un po' per la maglia, ma non più di tanto. Quando partiamo noi qua allo stadio si ribella, quindi vuol dire che ci sentono. Noi in totale saremmo massimo un 2000 persone, non di più, Ah, 2000, 2005, tutto lo stadio lo 2000. stadio, 2005, non di più. Bene, dai, spero che stasera ti aspettiamo alle 21, spero che sarai con noi e spero che vieni a commentare qualcosa di bello. Sì, quando volete io sono a disposizione, anzi faccio i complimenti per questa bella trasmissione web, l'ho osservata più volte e vi ho ascoltato. Grazie Giuseppe, Sì. grazie. Beh, allora devi gridare anche per noi e per gli amici che sono lontano, eh? Che Sì, ti saluto anche siano. tutti gli amici, alcuni li conosco, Vincenzo lì mi ha ospitato qualche volta, ci siamo visti, quindi alcuni ragazzi li conosco. Bene. Sono felice, insomma, che i tifosi del Foggia sono in tutta Italia, insomma. Assolutamente Sono anche sì, assolutamente sì. Va bene, niente, d'accordo. nulla, una Quindi quinta adesso sono. praticamente se davvero il modulo è quello di fare i falli al centrocampo del Lecce, ci aspettiamo un arbitraggio serio oggi, che sarà Sì, fondamentale l'arbitraggio. diciamo che Lecce ha solo un ammonito, poteva fare qualcosa in più l'arbitro, però più che l'arbitro, noi qua stiamo attenti al guardalinee perché a volte sembra vedere due palle, due palloni qua. Alcuni palloni quando erano per noi. Le squadre stanno entrando in campo e Benissimo, vedo che anche Iemmello c'è un cambio. buon secondo te. Iemmello. Bene, bene. E Iemmello è al posto di chi, Giuseppe? Secondo te chi sostituisce Iemmello? Visto che è fuori Barraco e dentro Iemmello. Bene, bene. Ok. Benissimo, grazie Grazie Giuseppe. Giuseppe, ci sentiamo dopo. Grazie Grazie assai da Giuseppe. A tutti. dopo. Ciao. Forza Ciarfata! Foggia. Forza Foggia sempre. Comunque è bellissimo sentire i collegamenti dallo stadio, sono veramente danno i brividi. Sembra di Davvero, essere davvero lì a davvero. Via del Mare. Sì, dai, Cristian, Davvero. no, ci organizziamo ancora di più. Queste sono le cose belle, il collegamento diretto con sentire l'affanno di chi è lì è una cosa bellissima, una cosa bellissima. Mi spiace che per Valentino, che continua a dirci che il suo 3G non va bene, Non va bene. purtroppo, vabbè, fa niente, dai. Dobbiamo vedere, ci deve supportare. Ma forse si è collegato Giuseppe solo perché era in tribuna. Ah, ci sta. Eh In sì, tribuna forse lì prende. prendeva meglio, magari addirittura col wifi. Beh, ragazzi, ci andiamo a vedere il secondo tempo, ci vediamo Ciao dopo. ragazzi. Ciao a tutti, ciao Ciao dopo. Manuel, Ciao. ciao Cristian, ciao Ciao. Vincenzo. Ciao. 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 E siamo così, ecco qui, ci siamo. Allora, Giuseppe da Lecce, Giuseppe Locambo dallo stadio. Allora,
è andata così, insomma. È andata così, se ci entrava la punizione sul palo, il colpo di testa di Certo. Cavallaro, la partita poteva andare diversamente, però alla fine è andata così. È andata così, però poi. Peccato, peccato che a fine partita, insomma, Sì, questo l'ultima sì, azione, questo sì. Un anche pochettino se come. comunque il pareggio serviva poco ad entrambe. È vero, verissimo, verissimo. Sarebbe cambiato ben poco. In questa situazione sarebbe cambiato ben Sì. poco. Secondo Vabbè, me comunque. non siamo riusciti a giocare da Foggia perché comunque Lecce ha saputo ingabbiarci un po' nella nostra difesa. Sì. E non siamo riusciti a fare il nostro gioco, altrimenti vedevamo il solito Foggia, che a sprazzi abbiamo visto nel secondo tempo più che nel primo. Sì, è vero, è vero. Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto, appena abbiamo avuto un po' di spazio in più, però comunque se anche fischiava un minuto prima, noi eravamo fuori. Onestamente, anche questo Lecce, tutto sommato, moltissimo non può fare, recuperare su Matera e Casertana, ti pare? No, la penso proprio. Anche perché comunque è un Lecce che non so, anche delle individualità non ho visto molta differenza anche da noi, ma non la vedo questa squadra che può arrivare neanche ai playoff, secondo me. Sì, Cioè, questo è vero. però è brutto perché in quanto se facciamo adesso due calcoli siamo in vantaggio su tutte le squadre. Anche aver perso 1-0 con Lecce, l'andata abbiamo vinto 2-0, quindi anche ai punti staremmo noi come migliore quota, però adesso, il calcio è anche questo, è brutto perché comunque con le grandi non abbiamo perso quasi con nessuno e trovarci fuori dai playoff è ancora più male. È Cioè con le vero. grandi, con loro che sono sopra di. È vero, è vero, è così, però dobbiamo dire che per come si era messa la partita alla fine, dobbiamo molto a Narciso, se abbiamo detto fino all'ultimo minuto. Sono già al primo tempo, Narciso oggi veramente è stato l'uomo ragno del Foggia, cioè, ha preso Incredibile, incredibile. di tutto anche con dei colpi di reni incredibili su delle ribattute. No, è stato il migliore assolutamente in campo oggi. Sì, è vero, è vero. Magari ha sbagliato qualche rinvio, però fra i pali è stato impeccabile. È come se ha fatto un gol per le parate che ha È fatto, perché vero. veramente ne ha preso alcune quasi imparabili. Sì, questo è vero. Va bene, Giuseppe, buon rientro a Foggia, però stasera sentiamoci se ti è possibile perché facciamo un po' un'analisi della situazione, di quello che ci aspetta, perché comunque il campionato non è finito, vediamo che cosa si potrà fare. Va bene, ti aspettiamo stasera. Buon rientro. Ciao. Ciao, Buon ciao. rientro. Valentino, ci sei? Pronto? Valentino? Valentino, Valentino. Allora, sentiamo un attimo Valentino. Dici, non... Ti sento male, ti sento molto male, però Biagio, no? Fai un commento veloce. Abbiamo sentito prima Giuseppe Locampo, che evidentemente in tribuna prende meglio. No, vabbè, niente, c'è poco da dire, ci hanno massacrato, mi è parso, insomma, quindi è vero, abbiamo avuto quelle due occasioni. Il gol non ho capito come è stato, mi è sembrato forse, dopo tante parate, una piccola incertezza di Narciso, diciamo, però. Beh, vabbè, da lì era difficile non sbagliarne un'altra, capito? Penso che sarebbe stato quasi impossibile. No, è peccato che, cioè, alla fine, guarda, sono più contento così, perché almeno il pareggio non serviva a niente, né a noi né a loro, almeno così provano ad andare avanti loro, nel Sì, senso. almeno va, speriamo che vada una pugliese, ma onestamente anche il Lecce visto in campo oggi ti pareva potesse fare qualcosa contro quel Matera di ieri? Sì. No, Rimontare? devo essere sincero, mi aspettavo una situazione ambientale migliore, c'era pochissima gente veramente nel Ah, Lecce. poca gente? Quindi, ma poca veramente, in tribuna non c'era quasi Sì, nessuno. ce l'ha detto anche Giuseppe questo. In curva Poca loro? gente e questo un limite. Nella curva loro sicuramente sono stati pochissimi, un sacco di spazi vuoti. Diciamo, forse da quel punto di vista, se una doveva vincere per vincere, probabilmente forse avremmo vinto noi, sarebbe stato più bello, Sì, diciamo, per quello che certo. possiamo fare in casa pure in quel senso. Certo, è vero, va bene. Però vabbè, Senti, noi ci sentiamo stasera alle 9? sì, ci sentiamo stasera. Benissimo, ti aspettiamo stasera. Ciao, saluto a tutti. Ciao, buon rientro. Stasera alle 21 commenteremo con più calma, con più tranquillità e magari con un collegamento migliore, ok? Ciao Benissimo, Valentino. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, io aggiungo un attimo solo. Pronto? Pronto? Oh, ciao Stefano, finalmente abbiamo un ospite. Stefano, ci senti? Stefano? Stefano?
Che succede? Stefano, Stefano, ci senti? Pronto? Stefano, chi sei? No, sono Giuseppe, mi hai richiamato? No, Giuseppe, no, 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 non avevo richiamato, ma qua ci siamo un pochettino ingarbugliati, avevamo un amico di Lecce, almeno uno che poteva esultare, ma non è andata così. No, okay. Ci sentiamo Meglio dopo, così. Giuseppe. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Pronto? Oh, stiamo cercando di avere, vediamo. Vincenzo, tu ci sei almeno? Chi Bene, bene, bene. Stefano, chi sei? Chi abbiamo adesso? Io ci sono, Io Biagio. anche, Biagio. Cristian, Manuel, Stefano, ci sei? Stiamo cercando di avere Stefano, che fra l'altro non è a Lecce, voglio dirvi, non è a Lecce, però sembra che abbiamo difficoltà. Vediamo se riusciamo a metterlo adesso. Vincenzo, lo aggiungiamo. Vincenzo, ci sei? Valentino? Valentino l'abbiamo sentito prima, però adesso credo sia andato via perché ci sentiamo dopo. Vediamo se Stefano lo possiamo aggiungere. Io ci spero perché volevo proprio sentire qualcuno, almeno uno, gioire. Ma penso che. Penso che stia agendo con altri ragazzi, penso. No, Stefano non è a Lecce, è un compaesano di Valentino, ma non era a Lecce, stava nel centro Italia. È un fuorisede come noi. È un fuorisede, capito? C'è qua mica gente che sta. Al massimo uno allo stadio possiamo avere noi, capito? Più di questo no. So che aveva qualche problema. Ieri ci siamo sentiti anche su Skype, aveva qualche problema. Stefano, ci sei? No. Allora, c'è Manu, c'è Vincenzo, c'è Cristian. Allora, beh, un primo commento lo dobbiamo fare, poi vediamo Sì, io avevo come. scritto sulla pagina Facebook Lecce 1 Narciso 0. Per me questa così è, diciamo, la partita, è stata la partita. Io dico, sportivamente parlando, sì, che comunque Lecce ha meritato di più rispetto a Foggia, ha meritato di vincere, secondo me. Cioè, lo dico purtroppo, ma è la verità. Io non ho visto comunque una squadra abbastanza combattiva, come il Foggia che conosco, insomma, che conosco anche io. È normale che quando tu alla fine c'è la gente prova a tirare, ti chiudi pari, pari e pari, poi alla fine comunque all'arrembaggio qualche colpo lo prendi sempre. E di Certo. fatto quel colpo è arrivato e diciamo che il Lecce ha vinto purtroppo meritatamente. Perché un conto è perdere. E perde poi in un certo modo, in un certo stile, combattendo, ma ancora la partita non ci siamo giocati. Io avrò visto quanti interventi seri in porta? Due? Tre? A Di me? Del Foggia? Non ho visto nessun intervento, cioè ne ho visti pochissimi di conclusioni chi? Ah, di di conclusioni, sì. conclusioni del Foggia, qua ci sono stati due, tre, Beh, nemmeno c'è tre. stato il primo tiro Dopodiché. nel secondo tempo fatto da Narciso, che è stato il Sì. primo tiro in porta del Foggia. Ha fatto Narciso, quindi fatti un'idea. Io ho detto che c'è uno, Narciso, zero. Che Narciso ci ha fatto fare? Se non fosse stato per Narciso, avremmo fatto una figura ancora peggio, ancora una figura peggiore di quella che abbiamo fatto oggi. Non ho mai visto un primo tempo così, insomma, non proprio positivo. Prego. Vabbè, oh, Cristian, abbiamo visto il tuo gatto molto triste passare dietro. È triste Sì, anche lui. anche Anche lui lui. triste, sì. Anche No, lui. vabbè, Ti questo. aspettavi una partita diversa? Sì, sicuramente. Vabbè. Questo però voglio dire, alla fine non lo so, cioè nel senso, questo è uno sport strano, cioè uno sport a cui, insomma, noi che lo seguiamo siamo abituati a vedere queste cose, però ogni volta ci creano sempre lo stesso effetto, nel senso che comunque prendere un gol a tempo scaduto, in recupero, dopo aver sofferto tanto, aver rischiato tantissimo di prendere gol durante i 90 minuti, però un po' per merito di Narciso, un po' per fortuna, perché a volte la fortuna gira bene anche per noi, bisogna ammetterlo, cioè quando c'è, non è sempre così. Beh, Quando capita, lo dobbiamo ammettere. Christian, abbiamo vinto anche noi contro il Lecce con due gol alla fine della partita. Sì, va bene. E con Però Moscardelli che ecco, aveva preso il palo, due io partite più o meno gemelle. mi aspettavo un Lecce più forte. Ma infatti. Io mi aspettavo un Lecce più determinato, forse più convinto a raggiungere i playoff di noi, giocando in casa, magari,
Ma loro sono stati bravi innanzitutto a imporre il loro gioco, il loro ritmo. Noi abbiamo sofferto il primo tempo, abbiamo cercato di studiare, abbiamo forse subito volontariamente, sperando di poter recuperare qualcosa dopo. Le occasioni le abbiamo avute, abbiamo sbagliato le cose più elementari proprio oggi, abbiamo sbagliato i passaggi, proprio la cosa base. ABC abbiamo sbagliato. Sì, abbiamo sbagliato l'ABC, Manuel, perché... però nonostante questo abbiamo resistito, no? Come abbiamo fatto un po'... Stalingrado, però insomma, alla fine ci è andata bene perché Ci ha mantenuto in piedi ovviamente ma Narciso, perché sennò infatti, finiva prima. quando tu ti chiudi in difesa, puoi parlare i colpi, ma alla fine un colpo passa per matematica, passa. Difatti, il gol alla fine è arrivato. Cioè, Sì, però io avrei preferito, sinceramente, cioè, se mi devo fare del male, avrei preferito prendere un gol al 35esimo. fanno male, io sto E male così, perché... E fanno male sempre questo questi gol. fa un po' più male per Questi gol partire così. fanno male. Ad esempio, questo è come se fosse, naturalmente, in una situazione diversa, quando ci fu la questione della Serie B contro l'Avellino, ci fu questo gol che arrivò e ci tagliò le gambe. Sì, E sì. questo gol è stato, scusate se non ho voce, e questo gol è stato praticamente la stessa cosa. Ci ha tagliato le gambe. Perché Sì. io pensavo, ok, va bene. Abbiamo pareggiata, io ci credevo ancora con i era inutile. Io se avessimo pareggiato comunque ci avrei un pochettino un po' più creduto, però alla fine cosa accade? Quando puoi fare tutto al portiere, puoi fare tutto al portiere e questi qua sono i risultati. Ma che squadra è questa? Cioè, Vabbè, comunque no. oggi tutte e due le squadre, non so se siete d'accordo, hanno giocato una brutta partita, nel senso che il Foggia non riusciva a superare la metà campo. Giuseppe ci ha dato un suo punto di vista, cioè non ci riusciva perché loro hanno fatto una vera e propria diga a centrocampo. Però in quei casi si dovrebbe fare un lancio lungo che noi invece non abbiamo mai fatto, quindi non Noi abbiamo mai giochiamo superato. con la palla a terra, noi Biagio, il nostro Lo gioco so, ho è... capito, però se tu hai rinunciato a giocare un intero tempo, perché fino a che loro hanno fatto quel gioco molto dispendioso di bloccarci al centrocampo, noi non abbiamo fatto il primo tempo, non c'è stata nessuna azione da parte nostra. Però non è stato un granché di partita, neanche una partitaccia da parte di tutte e due le squadre, onestamente, mo al di là che il gol sia arrivato alla fine, ma non si è vista quella. Loro forse avevano addirittura qualche problema in più, perché noi siamo andati lì sull'onda di una serie di risultati positivi e con una squadra che ci stava veramente facendo immaginare qualcosa di bello. Invece loro venivano da una serie di risultati negativi. Il punto più se leggete i Infatti. siti degli amici leccesi, il punto più basso della storia del Lecce, quinto posto in Serie C. E per noi non è proprio così negli ultimi anni, eh? Non è proprio il punto più basso questo. Bah, No, ma io poi due allenatori, scusa Manu, dico solo questa cosa, due allenatori sicuramente bravi, forse i migliori allenatori della Lega Pro. E si sono annullati oggi, nel senso che comunque tatticamente è stato bravo sicuramente De Zerbi a mettere in campo una squadra capace di affrontare il Lecce nonostante l'infermeria stracolma, insomma. sì. Ma anche l'allenatore del Lecce perché è riuscito comunque a scardinare e a trovare la chiave per poter bloccare il gioco del Foggia e a non farsi imporre il gioco del Foggia. Secondo me si sono un po' annullate le squadre. Il Lecce forse meritava sicuramente questa vittoria, bisogna essere onesti. Noi però, dopo aver giocato così, essere stati baciati dalla fortuna, perdere all'ultimo minuto per una disattenzione, Fa male, fa più male, fa fa molto male, male, fa male. fa molto male. Il Foggia non ha neanche provato ad imporre il gioco. Addirittura abbiamo avuto Non ci è quei due riuscito. calci d'angolo di Mazza. Per favore, fai dei buoni calci d'angolo. Calcia bene. Avete visto i primi due calci d'angolo di Mazza? Che sono calci d'angolo? Il tuo che ha fatto Agnelli, che non ha capito se era un tiro, era un cross, una via di Ma mezzo. io vorrei Non capire si è perché, capito. io Non vorrei si capire perché Iemmello non dal primo minuto. Cioè, è... No, perché quando... Iemmello aveva problemi fisici. Correva il rischio di non andare proprio neanche in Allora, appunto, campo. dico, probabilmente mi sono dato questa risposta. Probabilmente De Zerbi ha scelto di far giocare Barraco per giocare un attimo un po' più quadrato come schema con Barraco. Poi ha tentato il tutto per tutto e ha cercato di affacciarsi un po' più in avanti. Però
però Ma guarda, c'erano ci problemi arrivava, fisici oddio, proprio, cioè, Cristian. cosa. Problemi fisici lì non poteva proprio entrare, ha Lo so, però rischiato parecchio. Cavallaro non ha problemi fisici, però ancora io questo Cavallaro, cioè, ci siamo mangiati un gol con Cavallaro che probabilmente neanche mio nipote che gioca nelle giovanili avrebbe sbagliato. Io vorrei anche essere abbastanza critico, bisogna essere critici nei confronti di questa squadra. Abbiamo avuto poche occasioni, ma le abbiamo sprecate, abbiamo sbagliato tantissimo, però ancora una volta le punte non hanno fatto, non c'erano. Io ripeto sempre, a me è piaciuto tantissimo le parole che ha detto Vincenzo prima. Cioè, ci mancava Sarno oggi, ci Lo mancava so. Sarno per segnare, cioè assurdo, cioè Sarno non credo sia una punta, voglio dire, però si vedeva la mancanza. Vabbè, qua Era apri gli evidente che se spazi, ci mancava apri gli Sarno, ci spazi, mancava a questo Sarno. punto Manco, ci mancava Sarno, ci mancava Gigliotti. Erano sicuramente giocatori che potevano fare la differenza, però cioè, alla fine tu devi vedere anche che un Lecce in cui Moscardelli è l'uomo che porta, che traina tutti i Lecce, alla fine è arrivato questo giocatore, ha fatto gol, ha segnato. Si sa che quei giocatori facevano la differenza, però signori, una squadra come Foggia deve purtroppo anche abituarsi a questo tipo di assenze che purtroppo nel calcio ci sono. Beh, Vincenzo, allora. Ma io, a parte la voce, come al solito, a fine partita che Eh beh, mi fa. però ti consolavi di più domenica scorsa. Sì, esattamente. Però bisogna dare atto a Lecce che ha fatto la sua partita e ha meritato di vincere. Quindi fa male questa sconfitta, specie presa nell'ultimo secondo della partita. Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Lo so, però. Come si fa? Come si fa? I crampi che avevano i nostri I nel campo. crampi, è che sono uccisi nel campo, i crampi. Che è No, successo? però su questo, Vincenzo, no, aspettate, ragazzi, questa analisi di Vincenzo è giusta. Vincenzo, parla proprio di questo, cioè noi non abbiamo mai visto problemi di crampi durante l'inverno col freddo. Adesso fa caldo, hanno i crampi. Che è successo? Come sono arrivati sti ragazzi a sta partita? No, erano cotti, hanno dato tutto quello che potevano dare perché sono stati messi sotto pressione per 90 minuti dal Lecce. In primo tempo non abbiamo superato la metà campo, l'abbiamo vista. Quindi in merito a Lecce, il pareggio non ci bastava per sperare una rincorsa ai playoff. Peccato questo gol è venuto all'ultimo momento. I crampi è sintomo che hanno lavorato, questi ragazzi hanno messo l'anima, quindi onore ai nostri del Foggia e bravo Lecce che è riuscito a portare Sì, anche avanti. perché campo bagnato, ho sentito campo bagnato, quindi il campo probabilmente non era neanche nelle migliori condizioni, doveva essere abbastanza pesante, quindi al di là dei crampi, dell'aspetto fisico dei giocatori, che sicuramente hanno dato tantissimo. Tra l'altro, nello specifico, Agostinone ha giocato veramente bene oggi. Però voglio dire, non possiamo dire niente di cattivo, nel senso, parla del risultato, cioè nel senso, il risultato è così, il calcio è così, il risultato è così. Abbiamo perso, meritava il Lecce di vincere, nessuno può dire che è stata No, assolutamente. Sì, ma una scusate, sconfitta immeritata. smettete di dire che comunque a me dispiace anche questa volta che abbiamo perso. Cioè, Vabbè, ma è ovvio, Manu, cioè, io non volevo no, oggi perdere. Non mi no, mette ma più in sta cosa. Perché Manu, ma ci neanche pareggiare. sta. Oggi noi ci aspettavamo di andare lì. L'aria che si sentiva dappertutto, se ti vai a rivedere i social, l'aria che spingeva i foggiani ad andare lì, ed è alla fine erano 300, penso almeno 300, contro un 2000 persone totali presenti allo stadio, era quella di una città che spingeva verso la vittoria, non eravamo andati lì per pareggiare. E mentre il Lecce si è presentato in una situazione psicologica disastrosa, anche lì sui social si vede che c'è una crisi che non so quanto possa essere stata risolta da questo gol all'ultimo minuto, ma è chiaro che c'è un grosso problema fra la società, la città, la tifoseria, eccetera. Noi siamo andati lì per vincere, quindi anche il pareggio ci sarebbe andato male, Manu, è sicuro, eh? Ci brucia, ci dà fastidio. Però la partita l'abbiamo vista, onestamente. Non è che abbiamo Allora sì, visto una io serie di so. azioni del Foggia che dice ci è andata male, la sfortuna si è No, accanita, l'arbitro ci ha negato il chi ho rigore. mai No, giocato?
No, quello senza Narciso la partita era già chiusa nel primo tempo e invece Narciso ha tenuto viva la speranza fino all'ultimo. Ci poteva anche andare bene perché poi all'ultimo poteva entrare il pallone con noi. L'avete visto? Comunque, questo sì. Cavallaro parato un po' prima del loro gol. Io ho urlato, ero convinto che stesse dentro quella palla. Sì, Purtroppo anch'io l'ho vista io l'avevo vista dentro. dentro, porca miseria. Era una bellissima occasione che purtroppo Cavallaro non ha saputo Vabbè, sfruttare. Capita, comunque una l'ha bellissimo. fatta anche il portiere loro, voglio dire, anche Io Scuffia doveva. volevo rispondere a Manuel, scusa Biagio, se mi permetti Sì, un vai. attimo. Per quanto riguarda il discorso, siamo dispiaciuti in tanti, sono dispiaciuti pure i tifosi foggiani che sono andati allo stadio a Lecce. Però hanno applaudito la squadra comunque a fine partita. Spero che tu avrai modo di vederlo anche sui social, come sto vedendo io. Insomma, la squadra si è avvicinata comunque ai tifosi, c'è sempre stato un certo attaccamento a questi tifosi che hanno comunque deciso di seguire la squadra in questa occasione. Bisognerebbe domandarci e chiederci perché nelle altre occasioni tutti questi foggiani non c'erano. Se vogliamo possiamo affrontare questo argomento. Però comunque l'importante è che comunque venga dato merito a questa squadra di aver raggiunto un obiettivo che non era quello imposto all'inizio del campionato. Ci abbiamo creduto, ci siamo Ma spinti fin perché dove potevamo devo fare spingerci. sempre la parte del cattivo in questa No, no, vicenda? no, no, ma Io io sto dicendo una cosa. non ce l'ho con te, io sto male come te, io Io sto sto dicendo, dicendo, io ti non sto metti. spiegando qual è la ragione. Cristian, che questo, io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te. Però tu mi puoi dare per favore la possibilità, come tanti foggiani, come te penso, che dopo quanto è 20 anni di purgatorio, io voglio sognare. Lo so, ma quello pure io, Perché, signori miei, qui stiamo in Serie D e in Serie se D dipendesse da noi, Manuele, in Serie D l'intero panorama calcistico che ha Foggia ha buttato sempre. non sali così, Manuel non sali facendo la preparazione a Foggia, Manuel non sali non avendo la comunicazione in società, Manuel non sali con le persone ai vertici che non ti sanno, non ti dicono quello che succede, che non ti fanno vedere il bilancio, non si sale più così, non si Non è sale in questo il questo modo. discorso, io non sto parlando No, del fatto del foggia sotto, se mi no, sbaglio io ti un sto parlando fatto, della Cristian, squadra, quindi ma io fatto. sono d'accordo con te che la squadra merita, non sto dicendo questo, però Quello sto dicendo. come te, se tu dicevi Manu e vedi che io sono di tutto come te, anch'io ho dispiaciuto, perché giustamente fa un cambiamento meraviglioso, siamo d'accordo che il Foggia non è una squadra cioè, che nessuno si sarebbe aspettato dai playoff, ma tu mi puoi dare per favore a me la possibilità di essere felice, di farmi sognare anche soltanto 2 ore della mia vita, che il Manuel, Foggia possa andare in Serie B dopo certo, 20 anni perché di io purgatorio, non ti perché voglio qua... togliere questa infatuazione. Io Prego? avrei voluto sperare fino ai Non playoff. ho capito che hai detto, scusa. No, 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 io non ti voglio togliere questo sogno, nel senso che comunque se tu fossi arrivato ai playoff e avresti perso ai playoff, mettiamo il caso, ti saresti sentito peggio, meglio? Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, voglio Sono dire, d'accordo che se io mi sento, però scusami, io vivo la vita giorno per giorno. Mi sono fermato appunto, qui. oggi è Saremo, andata guardare così. più avanti Che io. vuoi fare Io anch'io? siamo d'accordo che il Foggia oggi ha giocato, non proprio, non ha giocato da Foggia, però dico anche, lo so, siamo d'accordo di come siamo partiti, io lo so, sul discorso dei tifosi, caro Cristian, è un discorso vecchio quanto Quanto il il mondo mondo che che appena appena il il Foggia Foggia sente sente il profumo profumo di di playoff, playoff, improvvisamente improvvisamente tutti tutti quanti quanti diventano diventano tifosi tifosi del del Foggia Foggia. e tutti quanti vogliono essere tifosi del Foggia. Io voglio ricordare a molta gente che comunque noi abbiamo sempre amato questa squadra quando stava in Serie D, che la gente ci buttava a pavate e gli vietava in faccia perché il Foggia stava in Serie D e noi siamo ancora qua in questa chat con gli stessi amici a parlare. Io ho capito, siamo d'accordo, però Cristian, Sono io 20 anni che mi sto. sento male, io mi sento, cioè a me Io sono dispiace. 20 anni che sto così, ma qual è il A me, disco? io mi Cioè, sento male. No, vabbè, perché io no, credo. Cristian, tu dici, Manu, no, vabbè, ricordiamoci noi Tu te siamo la stai partiti. prendendo con me? Che No, vuoi non da la me? sto prendendo con te. Io dico, tu dici a me, Cristian, Manu, ricordi dove siamo partiti. Lo so dove siamo partiti. Non lo Lo so so. perfettamente. Ma tu Però ti vuoi oggi. dare una ragione a questa cosa o vuoi stare male e basta? Cioè, se vuoi No, stare male e io basta, non voglio stare male e sei libero basta di perché io dopo farlo. che Io sto spengo. cercando di darmi una ragione, io personalmente, poi non voglio convincere te, non voglio convincere Cristian, nessuno. io dopo che spengo il Io computer. sto palesando quello che è diciamo, il placebo, l'effetto placebo che mi voglio dare per farmi passare questa malattia. So che non mi passerà, però attualmente sto cercando di farmi addolcire la pillola dicendo, ah vabbè, però dai, tutto sommato quest'anno forse, anche perché non si sale in un anno solo, quest'anno era No. partito male, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, adesso dobbiamo cercare di bloccare quello di positivo che c'è e questo lo stiamo dicendo già da un sacco Ma di no, giorni. sì, ma infatti è inutile che deve essere queste cose. E Che allora, deve essere. questo a me non ti dico che mi fa stare meglio, però diciamo mi addolcisce un po' la pillola, perché è amara, anzi la supposta, perché oggi noi ci siamo presi una bella supposta.
Io la vedo così. Quindi io sto cercando di fare l'uccellino che si fa ai bambini quando. Allora, permettetemi. No, allora permettetemi di dire. Cristian, Manuel, fatemi dire due. Manuel, fammi dire due cose anche a me, perché vi ho ascoltato, perché è giusto che secondo me ci deve stare anche lo sfogo, perché in questa situazione lo sfogo è necessario e forse anche utile. Quello che è successo oggi non è successo oggi, cioè noi oggi non è oggi che ci siamo persi l'aggancio ai playoff, ma probabilmente quando abbiamo perso punti con squadre che erano largamente alla nostra portata, anche in una partita storta potevamo fare un pochino più di punti. Quello che ci fa bruciare di più la sconfitta è come è maturata, non perché Lecce non potesse farci una goleada, perché ce la poteva fare, e che quando arrivi ormai al 91, quasi al 92esimo, dici: beh, vabbè, cambia niente. Con il pareggio, secondo me, neanche il Lecce riesce ad agganciare i playoff, perché ho visto un Matera determinato al massimo. È difficile poter recuperare sul Matera e sulla Casertana, che ci dimentichiamo deve andare ancora a fare un'altra partita. Quindi secondo me è molto complicato che il Lecce possa recuperare, anche se onestamente me lo auguro, mi auguro che possa recuperare. Il Foggia sicuramente con un pareggio non andava da nessuna parte, però Manuel, dobbiamo avere la freddezza per comprendere che probabilmente quest'anno non andiamo in B e non ci va neanche il Lecce, con ben altra squadra, con ben altre ambizioni, e mentre noi veniamo dal basso, quindi noi non scriviamo come loro, siamo nel punto più basso degli ultimi 20 anni, 30 anni di storia, noi siamo nel punto più alto quest'anno degli ultimi, credo, 4-5 anni, perché anche quando siamo finiti con Zeman, e quindi andiamo indietro di parecchio, finimmo nella stessa posizione probabilmente, anzi probabilmente eravamo fuori dai playoff anche prima. Quindi veramente quest'anno il Foggia inaspettatamente ci ha dato molto di più di quello che abbiamo avuto negli ultimi anni. Non ci basta, è chiaro che non ci basta, non è che vogliamo rimanere in Serie C. No, Biagio, quindi, ma se una persona mi va a dire, se io dice a Cristian che io ce l'ho con lui, io non ce l'ho con nessuno, anche perché lui dice metabolizza così va così, io non metabolizzo così, io spengo il computer, ognuno di noi torna alla sua vita, io sto pure in Germania, ognuno la metabolizza come vuole, è semplicemente il fatto di come si vede la cosa, qua nessuno deve avere sintomi di persecuzione, io sto semplicemente dicendo che comunque... Che comunque, fatemi parlare. Vai, Manu. Alla fine, io come persona, non è che se tutti quanti siamo su, abbiamo seguito la partita di 2 ore fa, non è che siamo un po' di 2 giorni fa, di 2 ore fa, ma ragazzi, mettiamoci tutto che vinciamo. E come perdi, capisci, Biagio? E come certo. Perdi, capisci? È questo che io dico e che contesto. Sì, siamo d'accordo che Foggia era partito per stare in sedia, l'abbiamo detto, stradetto, sono stanco di ripetere le stesse cose, lo so questo. E io sono dispiaciuto così, punto. Però non è che io me ne vado con la coda tra le gambe, sono comunque orgoglioso della mia squadra. Certo, non male quando tu fai 30, vuoi fare anche 31, perché poi l'appetito mi viene sempre mangiando. Questo io voglio dire, che voglio che si capisca. Scusami, Vincenzo, se... No, Manu, ma su una cosa è certo, cioè che oggi non abbiamo visto il solito Foggia che ci ha fatto sognare, cioè un Foggia così non ci avrebbe mai fatto sognare. Un Foggia così poteva avere nel pareggio l'unica ambizione, e questo è il Foggia che ti... Devo dare merito al però... Lecce di questa partita, cioè il Lecce ci ha schiacciato, eravamo due squadre in campo in cui uno è Foggia, nel primo tempo non è esistita, ma non per demerito del Foggia, secondo me, per merito del Lecce. Cioè, era quello che cercavo di dire anch'io, sì, cioè, sono stato interpretato male. Facciamo parlare Vincenzo. Nato la partita... e ha meritato di vincere. Ora, che ci faccia male il fatto che abbiamo perso all'ultimo secondo la partita è chiaro, se fosse stato per me il Foggia dovrebbe vincere la Champions League, ma questo è un altro discorso, voglio dire, dobbiamo essere sportivi, accettare questa ennesima sconfitta così come è venuta,
e cercare di costruire qualcosa di grande, insomma, voglio dire, anche vincendo la partita oggi, non è che eravamo sicuri nei playoff, perché il biscottino di ieri, ragazzi, non ce lo scordiamo. Le partite io non le ho viste, però da quello che leggo sui siti, insomma, non mi sembra che il Benevento e la Salernitana abbiano, insomma, fatto di tutto per vincere la partita. Vabbè, è una cosa tipica italiana, insomma, cioè non è scandalizzante. Vabbè, il Anche se è il Benevento, suo tasto, Vincenzo, è un il altro tasto. Benevento ha giocato malissimo ieri. A un certo punto del primo tempo io ho scritto, quindi in tempi non sospetti, mi sembra che il Foggia sia come il Benevento di ieri, perché erano nelle stesse condizioni, il Benevento con qualche aggravante in più, perché il Benevento a un certo punto, da quasi subito, sapeva che la Salernitana stava perdendo, come in effetti poi ha perso. Successo, certo. E quindi per il Benevento riuscire a ribaltare il punteggio, cosa che non è riuscito a fare, poteva voler dire riaprire il discorso per la promozione diretta. Ma io penso che in questa fase, tranne Foggia e Lecce oggi, e forse, ma neanche qualcuna nella bassa classifica, ormai i giochi siano fatti quasi per tutti, se non per tutti. Quindi ogni squadra si prepara a quello che sarà il proprio futuro. Il Benevento si prepara a fare comunque i playoff perché non glieli leva nessuno. A questo punto i playoff se li farà tranquillamente anche lo Juve Stabia, e quindi vedrete che le prossime partite saranno partite che chiaramente tu cerchi di non farti cacciare fuori, anche se credo che i playoff si azzerino le squalifiche, però cerchi di non farti male. Questo mi sembra legittimo, no? Perché se no la fai con le riserve i playoff che sono lunghi. Che sono lunghi, perché là ci sono 8 squadre e ne passa una. Dobbiamo avere la maturità di accettare questa situazione, che era quella più probabile. La cosa più probabile che potesse succederci era questa. E dobbiamo vedere invece che cosa fare per supportare questa squadra e questa società per avere un futuro. Perché se questa è una base. Cioè, se questa squadra di oggi è una base per poter impostare qualcosa il prossimo anno, guardate che siamo in una condizione veramente eccellente. Se questo invece è un punto d'arrivo, nel senso che oltre a quello che abbiamo visto non si può, capite che se smantelliamo questa squadra, ricominciare da zero sarebbe Sì, deludente. insomma, il discorso che tu facesti l'ultima volta, che bastava fare qualche piccolo innesto senza comunque stravolgere la filosofia tattica del Foggia. Tu facesti appunto un discorso simile, cambiare Sì. qualcosina, non scadenare tutto, altrimenti poi dovresti ripetere tutto quanto da capo. Sì. Va bene, ragazzi. Allora, visto che digerire una sconfitta non è facile, quella di oggi ancora di più, Comunque, io scusami, dimmi, Vincenzo. se fossi a Foggia saprei cosa fare. Andrei allo stadio. Andare ad aspettare la squadra. Beh, la squadra Andare allo comunque. stadio. La squadra Io. comunque merita, poi vorrei ricordare qualcosa che ha detto Grazia un po' di tempo fa, il vero tifoso non può reagire in base al risultato, non è che sei tifoso se vince e se perde, no, poi è chiaro che ci aspettiamo di più dalla squadra, ma dobbiamo ammettere, e c'è un amico in chat che ha appena scritto, purtroppo le partite non si possono vincere tutte. Mica a torto, è così, non si possono Poi vincere tutte anche le perché a giocatori come Narciso, cosa gli vuoi dire? Narciso oggi è stato fuori, dopo essere stato fuori per tanto tempo, ha fatto la partita forse migliore del campionato. Insomma. Ti ha Se non ci fosse fatto stato lui, strepitoso. oggi staremmo parlando di una goleada del Lecce, capito? C'è uno Narciso zero, come scrivo pure io Sì, nel corso. È così, né c'è è una partita. così. L'hai detto tu perché abbiamo visto la stessa partita, mamma. C'è uno Narciso zero perché alla fine pure io ho commentato lo stesso modo. Abbiamo visto la stessa partita, mamma. Però il discorso è un altro, il discorso è che i giocatori in questo caso secondo me vanno come sostenuti, perché vanno sostenuti. Poi al di là di quelli che sono stati i risultati, dicevi tu, Biagio, delle altre squadre, delle campane, nello specifico le campane, vabbè, quello lo vedremo, insomma, poi vedremo chi si meriterà di vincere questo girone. Però secondo me dobbiamo adesso chiudere il discorso nostro interno, guardarci un po' internamente negli occhi noi foggiani, assorbire questa
questa sconfitta, cioè, cercando di risolvere quello che si può risolvere, insomma, a livello societario, mantenere quello che dobbiamo mantenere, dobbiamo bloccare, lasciare andare chi se ne vuole andare, insomma. Adesso ci aspettano dei momenti ancora più duri e dovremmo affrontarli bene, insomma. Io spero che li riusciremo a affrontare con la giusta calma, la giusta pacatezza, perché poi essere troppo nervosi non aiuta la squadra, non aiuta il Foggia, non aiuta il calcio. Dovremmo sicuramente ricominciare da capo, però il calcio è fatto così, si ricomincia. Quando si costruisce bene, si semina bene, poi si raccoglie bene. Quest'anno non abbiamo seminato bene. Io sfido chiunque a dirmi che abbiamo seminato bene quest'anno, però abbiamo raccolto di più di quello che abbiamo seminato, secondo me. Chi non la pensa come me, vabbè, ok, massimo rispetto, io la penso così. Poi, insomma, questa è la ragione che me ne do io, poi non cerco consensi in questo, non sia ben chiaro. No, vabbè, ma dobbiamo ritenere quindi che questo sia il punto di partenza, cioè un secondo dopo la fine di questa partita. A questo punto il nostro obiettivo non è più cerchiamo di arrivare ai playoff, perché lo abbiamo ormai abbandonato, ma costruire per il prossimo anno, costruire una base, insomma, non è che dobbiamo prendere e buttare quello che è stato fatto finora, mi pare. Allora io direi ci diamo appuntamento alle 21, perché alle 21, dove spero avremo anche qualche amico che ha tentato di collegarsi, però già ieri aveva qualche problemino su Skype, vediamo di capire che cosa c'è dopo la fine virtuale del campionato del Foggia, cioè cosa c'è dopo. Io credo che sia un tema che merita di essere affrontato, e affrontato per tempo, perché il campionato prossimo si fa ora, non si fa a settembre, ottobre, quando gli altri sono già partiti. Ci diamo appuntamento a stasera, a più tardi, vi aspetto alle 21, coraggio, sempre pronti, sempre Forza Foggia, perché noi dobbiamo tifare anche quando perde. Fino alla fine Forza Foggia. Certo, ciao ragazzi, ciao. Per dovere di ospitalità, e poi perché oggi ha vinto e quindi è felice e contento, partiamo da Stefano, nostro amico di Lecce, che è il primo supporter di un'altra squadra che partecipa alla nostra trasmissione. Stefano, raccontaci tu innanzitutto da dove l'hai vista sta partita. Su SportTube, purtroppo, a 500 km di distanza, con il cuore che batteva a 1000 fino al 93esimo, quando poi Lombi ha depositato finalmente la palla in rete, dopo che comunque il vostro San Narciso da Foggia ha compiuto dei grandi miracoli oggi. Senti Stefano, dovresti mettere le cuffie, perché altrimenti ti sentiamo malissimo. Forse tu ci senti e ci vendi bene, ma noi ti sentiamo malissimo. Io ho delle cuffie, non so se mi vedete. No, non ti vediamo peraltro, al momento arriva solo l'audio. Però vediamo. L'auricolare di più, signori, veramente non riesco a fare. No, va bene anche così, già che ti sentiamo. Innanzitutto, adesso diamo buonasera anche a Vincenzo. Tu ci vedi, sì Stefano, vedi chi è collegato? Io in questo istante vedo il signor Vincenzo, sì, lo vedo. Perfetto, va bene Stefano. Allora, hai palpitato fino alla fine, ci siamo? Ci siamo? Chi è che ha l'audio con ritorno? Vincenzo, è lui. Vincenzo, spegni queste cazze. Tutto a posto. Vabbè, ok. Allora, riepiloghiamo. Stefano, Vincenzo, stai buono. Stefano, allora ci racconti la tua emozione. Hai apprezzato il portiere del Foggia, credo. Sì, Narciso oggi credo che sia stato il migliore in campo dei Satanelli. Niente, l'emozione è stata forte, perché vincere così alla fine ci fa sperare ancora, anche se insomma non dipende soltanto da noi, ci siamo compromessi un po' le
carte in gioco da soli, però speriamo ancora e teniamoci stretti questi tre punti. Sì, beh, sì, beh, insomma, perlomeno speriamo che ci sia una Pugliese lì a contendere. Oddio, l'altra è il Matera, però a questo punto è chiaro che vorremmo sperare almeno in una squadra pugliese che vada in B a contendere al Bari la Serie B. Senti, però a Lecce abbiamo saputo, visto che noi adesso parleremo anche per ciò che riguarda il Foggia, parleremo anche dei programmi futuri, di quello che è stato quest'anno. Però a Lecce, sui social abbiamo seguito in questa settimana, credo che tu sappia che insomma ci sono state parecchie critiche, insomma la società non vive in una situazione di idilliaca il rapporto con i tifosi. Allo stadio è stato contestato anche. È stata anche contestata. Ah, già, Valentino c'era, il nostro inviato allo stadio c'era. E tu che ci dici? Beh, sì, vi posso dire che per quanto riguarda la curva è un po' stanca dopo le dichiarazioni che ha fatto Tesoro. Adesso vi vedo, signori. Dopo le dichiarazioni che ha fatto in conferenza stampa, quando ha detto che lascerà a fine stagione la proprietà, non sono stati molto, diciamo così, gentili, dopo che la curva comunque prende pioggia, prende sole, ed è sempre, anche oggi io ho solo sentito, però mi sono andate anche le voci, ha sostenuto la squadra fino alla fine. Insomma, un po' il popolo giallorosso si divide tra i pro Tesoro, chi dice che loro, se siamo ancora qua, è grazie a loro, e chi invece ormai è stufo di questi fallimenti di una squadra progettata male. Io sono sempre per la maglia, e vediamo cosa accade. Oggi abbiamo, ripeto, conquistato tre punti veramente d'oro, e poi insomma a fine campionato vediamo come si evolve la situazione. Io mi auguro che si trovi una soluzione, anche perché in questi mesi sono girate tante voci di cordate, di sceicchi, come un po' accade in queste situazioni. L'imprenditoria locale è un po' assente a Lecce, tutti parlano ma pochi fanno i fatti. Io mi auguro che ritorni l'entusiasmo dei bei tempi e che queste vittorie facciano innamorare sempre più gente, e soprattutto facciano andare gente al Via del Mare come una volta. E oggi vedere lo stadio così era un po' una tristezza, una partita così fondamentale. Poi c'è gente come me e tanti salentini fuori sede che soffrono invece lontano da casa e farebbero carte false per esserci. Stefano, e se ti dicessi che togliendo Via del Mare, sostituendo con Zaccherie, togliendo Lecce e mettendo Foggia, quello che hai detto pari pari lo dicono anche a Foggia dall'inizio del campionato e anche da prima, la cosa ti sorprende? Cioè ti sorprende sapere che quello che si sta vivendo a Lecce e chissà in quanti altri posti accomuna tantissime piazze d'Italia? Foggia è una di quelle, cioè non siamo a livello di contestazione come quella che è successo già a Lecce, non c'è quel livello di criticità, però i problemi alla sostanza sono gli stessi. Hai citato gli imprenditori? Hai citato gli imprenditori che sono, diciamo, latitanti o che comunque non riescono a sostenere, a trovare risorse per la squadra in questo momento, e quello ce l'abbiamo pure noi. Ma non solo gli imprenditori, anche diciamo i politici di turno che... Uguale, vedi, quello te l'eri dimenticato, ma vale pure per noi. Sì, ma io se posso aggiungere una cosa a questo proposito, perché noi, Stefano, noi tante volte qua parliamo tutte le settimane del fatto dei tifosi foggiani che non vanno allo stadio nonostante la squadra vada bene, ma oggi era veramente uno squallore il Via del Mare, cioè una partita del genere, dalla nostra prospettiva, in Curva Sud vabbè non c'era nessuno, non so se era chiusa per qualche ragione, però in Curva Nord c'è un sacco di... Da dopo le prime partite della primo anno della stagione Tesoro, posso dire che è stata chiusa, si dice, perché praticamente per ridurre gli steward allo stadio, anche perché l'affluenza non era tantissima, quindi la Curva Sud... Però diciamo in Curva Nord c'erano diversi spazi vuoti e la tribuna, che voi non potevate vederla, era deserta. Ci saranno state 100 persone in tutta la tribuna centrale, quella coperta. Era una cosa, non sembrava una partita di cartello, cioè a Foggia una partita del genere e ci sono state il triplo delle persone. Adesso non so i numeri.
Vi ripeto che dopo l'ultima partita, la sciagurata sconfitta a Messi, cioè, poi secondo me il popolo leccese si è un po' imborghesito negli ultimi anni, soprattutto Lecce città, ha il palato fino ormai dopo tanti anni tra Serie A e Serie B, ora ci sono soltanto gli innamorati folli che vanno allo stadio, un po' una situazione delicata. Oltretutto, la gente di curva che tifava era solo in un angoletto, diciamo, dalla mia prospettiva a destra, perché anche parte della curva nord stavano lì seduti senza a Sì, ma guardarsi la diciamo partita. che il cuore della curva è stato sempre quella parte lì, naturalmente molto più piena, però cioè, sì, lo scenario in questi anni, cioè, questa Serie C ci sta logorando un po' l'ambiente. Speriamo che arrivino tempi migliori, magari se raggiungiamo questi playoff, forse quest'anno Certo, l'unica parte. L'unica partita dove la curva è stata veramente piena piena è stata col Messina e con la Salernitana, dove comunque ci sono stato quel filotto di vittorie consecutive, dove è nato un po' l'entusiasmo, anche perché si parlava di una probabile società e c'è stato un afflusso maggiore allo stadio. bene, Vincenzo. Allora, intanto vedo di aggiungere anche Christian, che dovrebbe esserci anche lui. Vediamo se c'è anche. No, Beh. questo però ci deve far riflettere, insomma, pure rispetto ai tifosi del Foggia, perché vedi, noi quante Christian, volte ci ci sei? lamentiamo, la società. Sì, ciao. Perfetto, perfetto, c'è anche Christian. Christian, abbiamo con noi Stefano, contentissimo della partita. Ovviamente. Ah, sì, hai capito che è il nostro amico di Lecce. Sì, Benissimo. immaginavo. Deve essere Senti, contentissimo. Valentino, tu stavi dicendo qualcosa, perché poi l'avrei No, chiesto. è importante la testimonianza di Stefano, pure perché tante volte da noi, no? Da noi, nel senso da noi, cioè Stefano da noi significa Foggia per me, Qui, anche qui. Sì. cioè, si dice la gente non risponde, però forse da noi c'è un zoccolo duro più solido, forse perché siamo abituati alla Serie C, Alla D. alla D Ma pure, però. io vi dico una cosa, comunque se la situazione a Lecce è questa, veniamo da due retrocessioni, purtroppo non per colpa nostra, per colpa di qualcuno che ha voluto così, veniamo da due delusioni forti, fortissime, quelle due sconfitte in finale ai playoff, quindi il morale pure della gente è veramente sotto i tacchi, però io voglio aggiungere un'altra cosa. Sono qui a Chieti, a 15 km da Pescara, e sono a volte, quando ho del tempo libero, vado a vedere anche le partite del Pescara. Io vi dico che anche a Pescara, che è una città che comunque fa 150.000 abitanti, in Serie B contro il Vicenza c'erano 5.000 persone. O non lo so se sia il fatto di Sportube che quest'anno trasmetta le partite o cosa, però anche lì, per esempio a Pescara, e Pescara si sta giocando i playoff, signori. Ieri hanno fatto l'iniziativa a 1 euro per portare la gente allo stadio, quindi è un problema sì di Lecce, di Foggia, però anche, ci sono anche realtà che sono in campionati maggiori dove l'afflusso allo stadio, forse non lo so, mo non conosco bene quali siano i motivi di Pescara, però ultimamente nel calcio moderno sono i risultati che contano, e a Lecce la situazione purtroppo è questa. Vincenzo, allora hai sentito che Stefano ci ha raccontato una realtà. Adesso saltiamo il discorso della partita di oggi perché tanto l'abbiamo vista tutti, ci siamo fatti tutti un'idea, però in realtà è chiaro che a questo punto una riflessione su tutto il campionato e sul futuro delle due squadre, visto che Stefano sicuramente si preoccuperà anche del futuro del Lecce, si debba fare. Ma queste storie così simili, in piazze che hanno visto palcoscenici diversi, tu come le vedi? Cioè, sai, perché che diciamo che possa girare male su una piazza, lo possiamo anche mettere in preventivo. Ci spiace che siamo noi che da 20 anni non vediamo la B. Però quando poi vedi che certe cose ci accomunano, i problemi societari, perché comunque fare il calcio costa, e
E poi la mancanza di spettatori, che in qualche caso è ancora più accentuato. Tu come la leggi questa cosa? Ma come sappiamo tutti, il discorso delle società basano molto sulla presenza degli spettatori durante le partite. Lecce e Foggia hanno tifosi con i palatifini, nel momento in cui si sprofonda, come è il caso nostro, in Serie D, chiaramente il tifoso, tra virgolette, quello che insomma storce il naso quando la sua squadra va a giocare in campi che non ricordo nemmeno più i nomi, si ritrova in un contesto che non è più il suo, che non si sente essere più il suo. La cosa mi dispiace perché la tifoseria è una tifoseria, come dicevo prima, importante e che insomma deve dare la possibilità alle società di crescere e in queste condizioni non si può crescere, a meno che si trova il paperone di turno che con le loro risorse riesce a fare una squadra, una grande squadra, e con questo riesce a attirare gente allo stadio. Speriamo che ce la faccia almeno il Lecce. Però il Lecce un po' di soldi li ha messi sul piatto negli ultimi anni, anche perché il Lecce, come ricordava Stefano, era stato più recentemente di noi su altri tipi di palcoscenici. Il Foggia alla fine viene da una mancata iscrizione alla Serie C che ci ha portato a riscriverci per miracolo alla D per miracolo, e poi a un paio di promozioni che sono andate così, un ripescaggio ed una promozione perché ne salivano otto. Il vero campionato della rinascita del Foggia è stato questo. Bene o male, noi abbiamo fatto gli stessi spettatori e ci sono sembrati sempre pochi che Sì. hanno fatto oggi a Io infatti Lecce. critico le lamentele della società, nel senso in un contesto generale che è quello di cui stiamo parlando, tutto sommato. È vero. Manu, ci sei? Sì, ci Tu sono. vedi che poi alla fine tutto il mondo è paese, tutto sommato, se Sparta piange, Atene non ride, no? Siamo nelle stesse condizioni, finisce che ci accomuna una situazione di difficoltà generale, anche nelle piazze dove le cose vanno meglio. È così? Sì, diciamo che le cose stanno così, certo, come si può dire, adesso questa volta è andata bene meritatamente al Lecce, adesso devono andare avanti, sfruttare queste occasioni, certo, io non, insomma, ci sono anche dei problemi, come da tutte le parti, certo, noi abbiamo avuto comunque in passato altri tipi di problemi da cui alla fine siamo, alla fine sempre, ecco, sempre usciti. E Però niente. non è che questo calcio comincia a costare un po' troppo rispetto alle possibilità che ha l'intero contesto sociale. Non è per fare della Beh, filosofia spicciola, però se il no, problema ce l'ha Foggia, vabbè, d'accordo, è un problema che a Foggia non ci sono abbastanza risorse economiche, ma se il problema ce l'ha Foggia, ce l'ha Lecce, e a Pescara non vanno a vedere la partita, cioè se comincia a essere diffuso, probabilmente il calcio costa troppo rispetto, tranne la Serie A e la Serie B. scusatemi se intervengo, c'è anche la società gloriosa come la Regina, che è retrocessa, anzi, non hanno anche là problemi società, per citarne Certo. un'altra, E cioè quale società dicevi, Stefano? la regina. Certo. La Regina, giusto. Beh, lì poi siamo ancora con pasticci maggiori perché ci sono state delle pesanti irregolarità. Sapete qual è il punto? Il Foggia l'ha pagato qualche anno fa anche questa cosa. Quando ci sono società che spendono molto più di quello che potrebbero, anche se adesso se non pagano in tempo hanno delle penalizzazioni nello stesso anno. Ma queste società comunque alla fine riescono a mettere in piedi una squadra che va al di là delle proprie possibilità economiche e magari salgono di categoria. Si è tentato di limitare questo problema con le penalizzazioni nello stesso anno se non paghi gli stipendi. Però ho idea che sia un pannicello caldo. Che dici, Christian?
Ma diciamo che il mondo del calcio ormai si è davvero complicato, quindi stare dietro a queste dinamiche non è per niente facile. Io da tifoso non so fino a che punto mi debba interessare di tutto ciò che è a contorno, che comunque alla fine io seguo la mia squadra di calcio, sono affezionato a questi tifosi, a questi colori, li seguirò sempre, essendo tifoso. In qualsiasi categoria, e questa non è una cosa che si dice tanto per dire, insomma, perché purtroppo è così. Purtroppo mio padre mi ha portato a vedere per primo il Foggia, e i colori a cui mi sono innamorato per primo sono stati quelli. Non è che posso tifare Juventus da domani, insomma. Quindi, come No, no. dire, il calcio delle grandi, no, nel senso sarebbe molto più facile, perché il calcio delle grandi purtroppo vivrà sempre grandi, grandi fasti. Non proverà mai questi timori, queste delusioni estive, queste apprensioni al mercato, queste domande, cioè, avremo i soldi per iscriverci l'anno prossimo. Queste grandi squadre non si pongono questi problemi. Noi purtroppo sì, tutto il resto sì, tutte le altre società sì, anche le società come il Parma subiscono purtroppo questi stop dovuti a un mercato, che ormai il calcio è un mercato, chissà, insomma, giocatori strapagati, sponsorizzazioni assurde, diritti televisivi, insomma, sappiamo benissimo, però voglio dire, alla fine fa parte del gioco. Noi dobbiamo anche trattare, dobbiamo purtroppo affrontare anche questi problemi, li affronteremo ogni anno, ci siamo un po' stancati sicuramente, però è così. Cioè, poi è facile dire, però dobbiamo risalire, meritiamo altri palcoscenici. Gli altri palcoscenici sono diversi da, sono molto più complicati, sono molto più, cioè, anche noi quando siamo stati in Serie A ci consideravamo una squadra provinciale, quando in realtà poi abbiamo dimostrato di non esserlo, insomma. Quindi voglio dire, è difficile poi mettere delle etichette alle squadre, alle vere società. Il calcio è il calcio, insomma, va giocato, bisogna rimanere concentrati su quello che è il gioco, su quelle che sono le dinamiche dello sport, secondo me. Poi andare Però fuori è sbagliato. Sì, li dobbiamo affrontare questi argomenti, ma sono argomenti che io eviterei, insomma, molto volentieri. Quindi. Cristian, il punto è questo. Tu hai citato un momento, l'ultimo momento, e forse anche il momento più alto del Foggia, che è stato l'ultima volta che siamo stati in Serie A. Una cosa che contraddistingueva quella società da altre del stesso momento e anche successive, anche le altre piazze, era il fatto che era una società che non sprecava, cioè aveva anche dei giocatori di talento validi e nel tempo ha anche comprato dei buoni giocatori già affermati, non è che ha preso tutta gente dalle serie minori. Però alla fine chiudeva i bilanci in attivo, non in pareggio, in attivo, ed era fra le poche società. Quindi era una società, fra virgolette, virtuosa, cioè io metto insieme uno spettacolo e faccio in modo che entrate ed uscite si equilibrino. Questo non è irrilevante per i tifosi, perché se non ci fosse stato un accadimento esterno che non ha niente a che vedere col calcio, quella società ci teneva per anni a quei Sì, livelli. Perché Giacomo, ma se una tu società. stai citando un caso su 10 milioni, nel Beh, senso, no, voglio perché no, ti dire. faccio l'esempio, te ne faccio un altro. Se Allora, facciamo un discorso c'è generale. una. No, allora, c'è il Chievo Verona, il Chievo, che comunque sta a quei livelli già da diversi anni, perché poi A e B la dobbiamo considerare comunque a livelli molto alti. Dove comunque si cerca di mantenere un equilibrio per quello che sono i costi, le spese che deve affrontare la squadra, quello che può pagare l'ingaggio e quello che incassa. Un altro esempio, è il Sassuolo, che addirittura il Sassuolo, quando sprecava non saliva, quando ha cominciato ad avere un'attenzione, maggiore anche a quella che è la dinamica economica, è salito. Sì, però L'Empoli, Giacomo, citava scusami, Vincenzo. scusami Cioè, se ti voglio sto dire, complicando, alla fine, queste ma sono aziende. è più complicato perché in società del genere non c'è soltanto l'aspetto puramente economico, perché se tu prendi un magnate dell'economia che è abituato a
non lo so, a vendere macchine, che ne so, per dire, fino a ieri, fargli capire che invece bisogna investire nei giovani o in una scuola calcio o fare degli investimenti che apparentemente sembrano non portare nessuna entrata economica a breve termine. E non è facile, cioè, devi trovare delle persone che molti hanno la convinzione di buttare i soldi, quando in realtà non è, secondo me non si tratta di buttare i soldi, si tratta soltanto di fare un tipo di mentalità, di cambiare la mentalità e che non sempre questi grandi top manager o magnati dell'economia o persone che si sentono forti a fare il loro lavoro fuori da una squadra di calcio riescono a comprendere che all'interno del calcio bisogna investire su determinate cose, che sono i ragazzi, i campetti di calcio. Cioè, voglio dire, i tifosi, cioè, non è facile spiegare a gente del genere che questi sono gli investimenti da fare per ottenere risultati e non sono risultati che si ottengono sempre a breve termine. Certo. Magari bisogna aspettare un ciclo, due, La tre anni. famosa programmazione, insomma. Comunque siamo anche il paese che investe sempre meno nei vivai giovanili. L'Italia è un paese che è fatto così. Io vedo qui in Germania, ad esempio, che negli ultimi anni sì, la Germania ha vinto la Coppa del Mondo, però come paese è un paese che investe molto nei vivai, nei propri vivai giovanili. E poi a lungo andare, viaggio, e questi qua sono sempre risultati a lungo termine, cioè a lungo periodo, ecco. Ci sono stati in tema economici che non preferito, perché poi comunque i risultati prima o poi si vedono. Sono fatto poi beh, del Sassuolo, vabbè, c'è un certo Squinzi che comunque è presidente del Sassuolo, anche presidente della Confindustria, quindi la cosa non mi stupirebbe più di tanto, insomma, ecco. Sì, però è salito quando ha deciso di spendere meno. Sì, A questo sì. riprova che i soldi da soli. Ecco, Christian ha fatto un discorso di programmazione. Ha un senso. Cioè, no, ha un senso non solo avere una base economica, perché altrimenti sprechi dei soldi, li butti via e basta. Sì, ma poi una cosa che non mi Noi sono piace. 20 anni che ci facciamo la C. Quando abbiamo fatto la C, perché abbiamo fatto anche la D, vorrei sempre ricordarlo. E se avessimo fatto la programmazione con i ragazzini che stavano a San Michele o da altri campetti di provincia in giro per la provincia di Foggia, probabilmente qualche risultato forse lo portavamo a casa. È stata sprecata una quantità enorme di soldi. Perché Sì, ma poi poi i la soldi cosa li stai che poi si buttando. innestano dei meccanismi, Biagio, per il quale chi investe nel calcio sono sempre quelle 4-5 persone, no? Che a Certo. prescindere se lo facciano bene o male, o con intenzioni buone o cattive, poi falsano tutto. Perché a me Lolito cioè, che ci abbia le mani in pasta in più di una società, ma a me questa cosa non è che mi piaccia tanto, insomma, per dirne una. Cioè, voglio dire, queste persone lo fanno anche per poi ottenere magari del potere all'interno delle leghe, poter avere poi anche altre cose. Cioè, voglio dire, poi si innestano dei meccanismi talmente strani, poi ognuno poi riesce a vedere, li vede a modo suo, però basterebbe semplicemente evitare questo. Allora, che facciamo? Rendiamo il calcio una cosa difficile, una cosa su cui investire soltanto a quattro pazzi, quei quattro pazzi lo fanno bene. E poi Però chissà cosa c'è dietro, se non poi è ci tutto fossero, falsato. certo, Cristian, se non ci fossero le altre squadre, questa è una cosa che hanno fatto notare anche alle grandi squadre, se non ci fossero le squadre, virgolette, minori, quelli il campionato se lo giocano in 4-5, fanno un mini torneo, Appunto. fanno forse il torneo Berlusconi, ma più di quello non possono fare. E quindi Appunto. c'è bisogno anche di noi, quindi a un certo punto è necessario anche avere le squadre come la nostra. Valentino, allora facciamo un discorso prospettivo adesso, no? Proviamo a vedere, di immaginare. Chiaramente a Stefano lasciamo il beneficio delle ultime partite perché teoricamente potrebbero ancora recuperare questi 3 punti nei confronti diciamo, Matera. del Matera e della Casertana. Ricordiamoci che c'è ancora la Casertana che gira Sì, deve recuperare la partita col Martina Con ancora la casa. Martina c'è ancora questi punti in palio, c'è una partita in più comunque da fare. Allora, Stefano potrà magari pensare, e glielo auguriamo, che abbia ancora qualcosa da dire in questo campionato. Ma cosa, come, Speriamo. come ci organizziamo per il prossimo campionato? Cioè, ormai adesso mancano 3 partite, insomma, a Lecce non al 93esimo, ma con il colpo di testa finito fuori di Cavallaro. Lì abbiamo lasciato l'ipotesi playoff, perché anche se non segnava il Lecce cambiava poco, Era eh? finito uguale, sì, Era finito pareggio non uguale. serviva a niente. Allora, parliamo del prossimo anno.
o di quello che ci aspetta prima del Nel prossimo senso, anno. io spero, posso dirti quello che spero, perché non, di certo non c'è niente ormai. Cioè, dopo sto fatto della Merletti, non, io spero che si riesca chiaramente a mantenere De Zerbi, perché a parte oggi, che secondo me non abbiamo espresso niente di che, e io credo che anche, cioè, avevamo una squadra completamente rabberciata e si è visto anche nel modo di giocare. Perché poi è vero che tutti hanno le assenze, però noi non abbiamo 15-16 giocatori forti, ce ne abbiamo 12-13, e quindi quando ne mancano alcuni poi è difficile sostituirli, soprattutto se i titolari sono anche messi in cattive condizioni. Comunque, ciò detto, l'ideale sarebbe riuscire a tenere De Zerbi con gran parte del gruppo di giocatori di quest'anno, anche perché per fortuna molti già sono nostri. E poi fare piccoli interventi e andare avanti su questa strada. È l'unica soluzione possibile. Se non succede questo, è finita. Speriamo che non ci sia il Lecce il prossimo anno. Vabbè, ma a quel punto chi c'è c'è, io spero per loro che non ci siano. Tanto, nel senso, uno non andrà via, quindi le altre, cioè, prima o poi ci ritroveremo in Matera, il Sì. Casertana, quelle saranno di nuovo. Sì. Cioè, staremo qua a fare gli stessi discorsi, perché poi tu Certo. puoi fare una squadra forte quanto vuoi, però ce n'è sempre una più forte di noi, Con perché una noi ci abbiamo. differenza però, con una differenza che quest'anno Sentiamo. nessuno avrebbe scommesso una lira su di noi. L'anno Esatto, noi prossimo saremo una delle probabilmente squadre da fare. Se potremmo noi rimaniamo partire così, saremo una avvantaggiati. delle squadre che puntano a vincere il campionato l'anno prossimo. Christian, Vabbè. quindi voglio dire, a questo punto è legittimo per noi avere un obiettivo a inizio campionato diverso. Adesso lasciamo stare, ci scriviamo, non ci scriviamo, non ci Questo. interessa. Però l'anno scorso noi abbiamo concluso tutti che l'obiettivo di quest'anno era la salvezza, e poi lo abbiamo cambiato in corso d'opera perché il lavoro fatto da De Zerbi e compagni, insomma, è stato di livello altissimo. Ma l'anno prossimo, necessariamente non ci nascondiamo, l'obiettivo deve essere diverso. È questo che stavi dicendo, giusto? Ma io me lo auguro, Biagio, però sicuramente la lente di ingrandimento su quello che farà il Foggia nei prossimi giorni, nei prossimi mesi ci sarà. Poi speriamo di poter fare bene, poter dare la possibilità a tutti di poter aspirare a qualcosa Di di meglio, diverso. insomma, di diverso. Sicuramente, insomma, quest'anno non eravamo favoriti. Però nessuno avrebbe scommesso all'inizio di stagione che saremmo arrivati dove siamo, cioè che saremmo arrivati a Lecce con la possibilità di andarci a giocare i playoff. Insomma, Certo, molti è vero. una volta che avevano annunciato l'obiettivo raggiunto, salvezza, molti avevano pensato, vabbè, adesso è finita. Cioè, Sì, rompete le righe, insomma, invece invece hanno no, detto, invece no. sì. Quindi l'anno prossimo bisognerebbe capire che tipo di squadra riusciamo a fare. Quali sono le risorse, quali sono le situazioni economiche che ci permettono di fare una squadra. Poi magari riusciamo anche a mettere su una squadretta così con dei ragazzi presi qui e ricominciare a rifare un campionato magari da non protagonista, però diciamo da quella che parte così e poi magari come quest'anno, però non lo sappiamo, certo, Però non Cristian, ce possiamo lo sapere. dicevamo un'altra volta anche, Non so poi quanto possa. questa è un'occasione imperdibile, secondo me. Lo Non ci, so, ma io io su sono quelle volte d'accordo. capitano una volta ogni 100 anni che ci Io sono capitano. d'accordo, però purtroppo le notizie della società non sono delle migliori, Sono Valentino. pochissime. Io mi auguro che cioè, da tifoso del Foggia di poter porre fine a questo calvario, perché sta diventando un calvario. Cioè, insomma, dopo tanti anni comincia a essere manco più divertente, non c'è più niente di divertente in tutto ciò. Però è anche vero che qualcuno si dovrà svegliare, magari rinunciare a tante altre cose, cominciare a cambiare anche la mentalità a Foggia, devono cominciare a pagare tutti allo stadio, devono cominciare a ricominciare dai ragazzini, a mettere su una buona squadra. Cioè, comunque bisogna cambiare mentalità fuori, soprattutto i personaggi dall'inizio che non sono buoni, che si vogliono, cercano solo visibilità all'interno della società. Noi ne abbiamo più bisogno. Queste persone devono allontanarsi, anche se hanno i soldi, ma se poi questi lo fanno soltanto per atteggiarsi, no, allora io a questo punto dico, vabbè,
non mi servi, cioè, io voglio gente seria. Cioè, se si parla veramente di programmazione, si deve parlare anche in questi termini, perché se cerchiamo qualcuno che mette i soldi e investe a fondo perduto sul Foggia è un discorso. Se cerchiamo di fare una programmazione seria, io voglio persone serie, che mettano i soldi, sì, però che siano partecipi, che siano tifosi per primi, che siano attaccati a quello che fanno i tifosi, che fa la squadra, che seguano e che rimangano nel loro posto, non che parlino a titolo personale o cose del genere. Insomma, vorrei evitare un po' questi personaggi che sicuramente non hanno fatto bene. Cioè, noi le abbiamo viste tutte quest'anno. È vero che siamo abituati al peggio, ma noi quest'anno abbiamo visto tutte le possibilità, cioè le abbiamo fatte tutte. Se possiamo scrivere un libro sulla stagione del Foggia, Biagio. Sì, Certo, non su questo non c'è dubbio. Quest'anno abbiamo avuto tante esperienze. Stefano, allora dici invece la tua si pare idea. che intervengo riguardo all'ultima cosa. La stessa cosa la potremmo fare a Lecce, veramente potremmo scrivere un libro su quello che è accaduto, dai torti, secondo me, torti arbitrali che sono successi in quella di Catanzaro, con le 5 giornate inflitte a Moscardelli, fino a partite veramente assurde perse, e per poi vincere come questa oggi, alla fine, oppure vincendo a Salerno, espugnando Salerno per 3-1. È stata un po' un'altalena questo campionato del Lecce. Noi abbiamo ancora questo filino di speranza, ma non c'è mai stato un giusto equilibrio fino a questo momento. Sì, e quindi speriamo È anche che vero, vada avanti. che questi gironi, scusa, Sì. sono una sorta di serie B, cioè meglio che ce ne convinciamo, cioè anche noi. Cioè, il nostro girone Soltanto il girone C è un girone della serie B, credo. Solo sì, sì, il il nostro è pauroso. Il nostro nostro è gente girone che. Sì. A noi quest'anno è stato le un girone. prime, guarda, Cristian, hai ragione. Le prime 6-7 squadre erano squadre che in Serie B non retrocedevano. Le prime 6-7 squadre, se arrivi anche al Sì. Catanzaro, nessuna di queste sarebbe retrocessa. Se faceva la B, queste squadre la B la facevano a metà classifica e qualcuno anche oltre la metà classifica. Sicuramente. È un anno veramente altro che B2. Qua era molto, Sì. su questo bisogna rivedere, Ma perché infatti, se no il rammarico. noi No, finisci, abbiamo, finisci. abbiamo no, no, giusto per finire, noi abbiamo questo discorso della connotazione geografica, che è anche un obbligo di carattere economico, perché sennò sai le trasferte. Ma noi ci ha danneggiato. Noi ci Certo. hanno danneggiato, nel senso, a noi a Lecce ha danneggiato, danneggerà una fra Matera e Casertana e Vi Lecce posso sicuramente. dire una cosa, nel girone A ci sono anche delle squadre comunque a mio parere molto forti, cioè il Novara adesso ha avuto la penalizzazione, ma il Novara in attacco ha gente come Evacu, che comunque è un attaccante di razza, e ha pure, adesso mi sfugge il nome, l'attaccante ex Palermo argentino, che comunque ha calcato campi di Serie A. Per dire, la C è inutile che ci giriamo intorno, è un inferno, ogni partita è una battaglia. Quindi, cioè, voglio dire, sì, il nostro girone è sicuramente il più difficile e il più combattuto dei tre. Nel girone B, per dire, stanno già chi parteciperà ai playoff. Noi siamo ancora, diciamo, solo oggi sono calmato un po' le acque, ma fino a poche ore fa eravamo tutti col coltello in mano per scannarci per l'ultimo posto. Eh beh, ce Quindi, ne sono ancora tre in corsa per un posto. Il problema comunque anche del girone C non sono solo le squadre forti, sono pure le squadre piccole, perché ci sono squadre piccole, sono campacci, che nel girone A, nel girone B, tu non vai a giocare a Savoia, ad Aversa, Castellammare. quelli sono campi che tu regolarmente ci sono squadre che lasciano punti di squadre forti. Quando tu vai a giocare in Toscana, lì tutti ti accolgono col salame e ti fanno fare la cosa, è chiaro che non c'è il clima che tu vai a trovare in Calabria o in Campania. Lì No, quanti e in punti abbiamo lasciato? Campania sono gli stadi Cioè, campani, sono dei campi non è veramente possibile, ma allucinanti, pure cioè tutti sti derby, no? Il non Martina, il c'è paragone. Barletta, ma là, i punti veri li lasci là. Se tu noti, noi abbiamo perso l'unico scontro diretto oggi al 93esimo, l'abbiamo vinto e pareggiato di tutti gli altri. I Io vorrei punti, sentire. non siamo ai playoff,
perché li abbiamo persi a Savoia, li abbiamo persi, ecco, in casa con l'Aversa, con tutto quell'ostruzionismo che fanno queste squadrette e Martina, cioè lì li perdi i punti contro queste squadre che si mettono lì con i mezzucci, i palloni che spariscono, i raccattapalle che giocano, così li sì, perdi i punti. Personaggi che entrano negli spogliatoi, diciamoli tutti. Esatto, gli arbitri che chiaramente alcune volte sono l'arbitro di Foggia Benevento, ce lo ricordiamo tutti, come l'arbitro di Catanzaro Lecce. Posso dire una cosa che ho vissuto il primo anno quando il Lecce, se le ricordate, era nel girone A, non era nel girone B con le squadre centro-sud, nel girone A, cioè neanche lì era tanto semplice perché il Carpi nessuno aspettava che poi andasse in Serie B, la stessa cosa. Però lì, capito Stefano, lì è un fatto tecnico, però lì è un fatto tecnico, non è un fatto d'ambiente, no? Tu te la giochi la partita, il discorso è quello, qua è spesso per dire partite perché... Prima che si respira per dirti andare a giocare a Torre Annunziata non è quello che si respira a Chiara. Magari perché ti mettono gli spogliatoi, queste cose si sanno poi. Assolutamente, però non è... Quello che hanno fatto ieri, quello che hanno fatto ieri, è una cosa che non sarebbe successa nel girone A. Cosa? Dai, ieri c'erano due fasi. È stata una partita scandalosa. Dai, quelle sono partite combinate, ma è evidente, io non... Cioè, non c'è nemmeno dubbio che non siano combinate. Le cioè, capito, la Salernitana che va a perdere, capito? Cioè, che sta facendo, sta macinando punti in continuazione, arriva a gioca contro il Matera e pe- cioè, no, non è... va bene. No, ma erano evidentemente due partite farsa quelle di ieri. Io l'ho visto, cioè i due schermini qua, li vedevo un po' l'altro, si vedeva lontano un miglio che non c'era. Valentino, perché comunque rende la vita anche complicata anche a noi, diciamocela tutta, perché siccome il Foggia, con tutto il rispetto, era comunque, era, è e sarà la squadra di rivelazione del campionato, a tutti dava fastidio che comunque il Foggia, questo elemento, che appunto questo punto interrogativo dà fastidio, che sta andando comunque bene. Io non credo a questo, perché secondo me non è, si preoccupano di noi, io penso che loro l'hanno fatto tra di loro e basta, come fanno sempre, insomma. Sì, cioè, che Salernitana e Benevento avessero un problema col Foggia non credo, penso piuttosto che ci siamo trovati di fronte a una situazione un po' di calcoli, cioè ripeto, la Salernitana tanto ha capito che non sarebbe stata più raggiunta, è anche quella che ha cercato di più il pareggio, fino alla fine qualche la spinta. Ma il Benevento, i giocatori del Benevento, il Benevento stanno già pensando forse a due cose. Primo, questo è un anno come tutti gli altri e come al solito non ce la facciamo, perché è una cosa che ormai è diventata una costante, eh? Il Benevento arriva alla fine dei campionati e si vende le partite, e questo è non dico ma questo è arriva alla fine per poter abbiamo capito che non possiamo ospitare i tifosi del Benevento alla no, ma io lo dico, ma lo sanno pure loro secondo me, ma cioè, io guarda, se oggi io quello che dicevo prima di andare a Lecce, vendiamoci la partita a Lecce, cioè almeno una va avanti, una che è forte perché è più forte di noi e va avanti, ci prendiamo qualche soldo per l'anno prossimo, cioè loro arrivano con quel credito. Ma di perché punti, dividono con la società, fammi capire Valentino, cioè, in io non lo so, però è evidente il Benevento c'ha questo percorso, ogni anno arriva con un po' di punti di vantaggio e poi a chi serve distribuisce punti in cambio di soldi, ma mi pare che sono sempre lì per salire e poi alla fine. Allora, scusa, l'anno di Zeman, quando noi abbiamo perso lì, che vincevamo 3-1, quelli non se la sono comprata, cioè, sarà stata una combin, avranno fatto scommesse, non so come funziona poi il meccanismo. Quando però abbiamo è chiaro... rimontato in inferiorità numerica. No, veramente... noi vincevamo 3-1, 4, non so quanto vincevamo, abbiamo perso in 10 minuti. Ah no, c'è stato un anno che Benevento, sì. Allora, Vincenzo, ora che tu che sei la mente... più pacata di tutti quanti, sta lì bello la volta scorsa stai a fare i verbali a quelli che domani devi sfogare su tutti quanti, devi a scrivere i verbali, ma dai, infatti, facci la tua devi essere glaciale domani, capito Vincenzo? Innanzitutto Vincenzo, ci confermi che in Toscana c'è questo ambiente con il salame, vorremmo capire. No, facci capire, perché l'anno prossimo ci organizziamo questa cosa. No, ma io so che Vincenzo è un organizzatore, quando il Foggia va da quelle parti, di pantagrueliche mangiate. Infatti oggi quando si è collegato Giuseppe Locampo ha detto uno lo conosco, se l'è ricordato Vincenzo avrà mangiato bene. È così o no?
Sì, quando abbiamo giocato contro il Gavorrano, abbiamo organizzato. Capito? Gavorrano, che devi fare? Mica la versa, Gavorrano. Stanno nel tappeto, ma nel rito. Abbiamo organizzato questo mega pranzo da un ristorante, tra l'altro, foggiano. Quindi, insomma, con la classica braciola, le orecchiette e tutto il resto. Detto questo, mi volevo collegare un attimino a quello che diceva Cristian. Io credo che il Foggia abbia assunto gli anticorpi, cioè tutto quello che doveva avere l'abbiamo avuto in quest'anno, quindi dal punto di vista societario con le varie signore bionde, dal punto di vista anche insomma di squadra. Quindi voglio dire, se ci fosse la possibilità che qualcuno si affiancasse a questa società e soprattutto riuscissimo a bloccare De Zerbi, io penso che l'anno prossimo ci troveremo altre belle soddisfazioni. La cosa che mi fa un attimino pensare è che in un'intervista che ho seguito qualche tempo fa di De Zerbi, lui dava come priorità il fatto di avere possibilità di allenarsi in campi decenti. Noi sappiamo bene che a Foggia campi dove non ci sono campi per allenamento, tranne lo Zaccheria, quindi devono spostarsi in pullman alla Mendola, quindi farsi 20 km, 15 km, quindi voglio dire, e investire soprattutto sui campi e sui giovani. Io qui sono a 50 km da Empoli, e vi assicuro che Empoli è una cittadina di 50.000 abitanti, non di più. Però ecco, loro hanno investito tantissimo, hanno un centro sportivo, ragazzi, meraviglioso, hanno squadre giovanili che sfornano campioncini continuamente, e questa è la lungimiranza di una società. Ecco, qui bisognerebbe investire su queste cose. Certo, sì, ma comunque stiamo parlando anche di panorami, lo so che stiamo prima parlando d'Italia. Però tra dire appunto, io cioè dire la Toscana, che è veramente una regione signorile su tutti i punti di vista, arrivare anche a quel tipo di, cioè, a fare quel tipo di investimenti è fondamentale. Il punto è che queste cose noi, parlo di Foggia, attenzione, non parlo di Sud, stentiamo a capirlo, o non vogliamo capirlo, o preferiamo comunque spendere soldi su cose che al 60% non sono mai così tanto prioritarie. Sì. Per quello che diceva Vincenzo, no, questa domanda l'ha posta anche a De Zerbi quando è andato in una trasmissione, una TV locale, e però lui poi ha detto: no, però non può essere un alibi, perché io, quando in cui accetto di venire a Foggia, so che la situazione è quella. È anche vero che non cambia mai, cioè, quando giocava lui 10 anni fa era così, 20 anni fa era così. E teniamo presente che con Zeman si andava a giocare a Candela, cioè non è che chissà dove si andava a giocare. Adesso si va a Rocchetta Sant'Antonio. Sì, no, infatti il problema non è tanto il campo, secondo me, che comunque se viene ben venga, insomma. Però sono i giovani, cioè, nel senso che comunque se uno volesse fare un paragone, ad esempio, con il rugby, io vedo qui a Roma ci sono talmente tante società di rugby che stanno nascendo e fanno giocare i bambini a 6 anni, a 7 anni. Ma voglio dire, ci sono squadre femminili, cioè si sta creando un'atmosfera intorno a questo sport che è molto positivo, cioè viene voglia di investire anche economicamente in uno sport, in un ambiente così caldo, così partecipato. Io secondo me bisogna ricominciare dai ragazzi proprio per questo, perché coinvolgendo i ragazzi si ritrova poi l'armonia. Io ho sempre in testa le parole dei tifosi del Parma, che dicevano: salviamo il settore giovanile, facciamo di tutto, cioè fa niente, retrocediamo, falliamo, però salviamo il settore giovanile. Il settore giovanile è tanto per una società, specialmente come il Parma, perché chi ha investito tanto vuole salvare quell'investimento. Lì ci sono, se dobbiamo parlare proprio in maniera grezza, lì ci sono i soldi, lì ci sono i cartellini di ragazzi che valgono, lì ci sono i veri investimenti. E io vorrei a Foggia un ambiente del genere. Poi se, certo, se abbiamo anche le strutture, anche il campo, ben venga, però ritornare a fare sport serio,
a Foggia potrebbe essere sicuramente un primo passo verso poi una programmazione che ci potrà portare su palcoscenici migliori, come tutti ci auguriamo, insomma, ovvio. Poi è chiaro che anche a Lecce, cioè, voglio dire, quanti giocatori e ragazzi nostri sono andati a giocare a Lecce, nelle giovanili? Quanti ragazzi di Foggia sono Però lo stesso cresciuti? Agnelli Lo andò stesso lì. Agnelli. Cioè, voglio dire, purtroppo avere una squadra, un settore giovanile a Foggia, sul posto, di un certo livello, ti permette poi di mantenere certi giocatori che ti possono essere sicuramente molto utili in futuro. E quindi questo che. A sostegno di quello che dice Christian, vi vorrei ricordare quello che spesso dice in TV Vaccariello, uno degli allenatori delle squadre delle scuole calcio, penso di Foggia, che è stato anche all'interno delle compagini giovanili che orbitavano attorno al Foggia. E lui ricorda due cose. Prima di tutto, lui fa un discorso identico a quello di Cristian, cioè se tu vuoi programmare devi avere non una, ma devi avere una collaborazione con tutte le scuole calcio che ci sono e devi aiutarle in maniera tale che queste possano poi proporti e farti crescere dei nuovi atleti. E la seconda cosa, ci ricordava quanti di quelli che ora giocano nel Foggia, ora credo Quinto, Agnelli, ma veramente tanti, Agostinone. Agostinone, quanti di quelli sono passati da lì? Quindi, e poi sono andati magari in altre società e magari ce li siamo andati a comprare, cioè abbiamo speso soldi per far venire qui gente che a Foggia ci stava già. Ora, quello che dice Christian è una logica conseguenza di chi crede che la programmazione, e qui ritorna il discorso di natura economica, cioè devo spendere una lira, la vado a spendere programmando, cioè perché se io do un aiuto alle scuole calcio nell'arco di 3-4 anni, 5 anni, perché poi non ci dimentichiamo che il ragazzino di 12-13 anni nell'arco di 3-4 anni ti può finire in prima squadra da qualche parte, perché i calciatori non è che hanno bisogno di 20 anni di gavetta, sono ragazzini di 12-13 anni che dopo 3-4 anni sono già ai massimi livelli, a 18 anni, 19 anni sei in una prima squadra. Quindi quello che dice Christian io lo trovo molto molto ragionevole. Manuel, e tu vogliamo concludere? Che dici? Ma cosa posso dire ancora? Cioè, sul fatto di cosa sono forte, di come sarà l'anno prossimo. Io mi auguro che, io, cioè, alla fine mi sembra una cosa che abbia già detto prima e sarà detto quello che ha detto già Cristian sul fatto dell'investimento. I giovani sono tutto, ma fare a Foggia certe cose è diverso, perché noi certe volte ci dimentichiamo che il nostro tessuto sociale è completamente diverso, perché qui si parla di Toscana, poi si sta parlando di Roma. E Chris ha detto a Roma, ma Roma è Roma, Foggia è Roma, è un abisso, sono due universi Ma completamente non c'entra diversi. niente, non c'è Alla fine il discorso è mentalità. questo qua, beh, che cosa ho detto? Ma Chris, è una questione di mentalità, è un fatto culturale e sociale, è il tessuto sociale che è Questo. socioculturale che è diverso. Io ieri ho mandato ad esempio una foto, che penso abbiate visto, di uno stadio di Bielefeld, che è una squadra che sta in Serie C. Sono dei palcoscenici allucinanti. Quando facevo una presentazione, c'era la presentazione come se fosse la presentazione dei giocatori dei mondiali, con tanto di fotografie, di colori, di maglie. Cioè, bisogna però cioè, inculcare questo tipo di cosa alla società foggiana, ma non appunto che sia fatta da gente che vuole soltanto apparire, ma gente Ma se quelli concreta. non riescono manco a vendere la maglietta della squadra, Allora, figurati. termina quello che dico io, Valentino, scusa, termina quello che dico io, che sto dicendo da circa mezz'ora, che non è che è molto non è che è impossibile, è difficile. È E punto. difficile, mettiamola così, Ma perché se diciamo che è impossibile, diamo un alibi. Se parliamo di lo sport impossibilità, è diamo un uno alibi. strumento. Lo sport è uno strumento. Cioè, Certo. purtroppo non abbiamo avuto forse le persone che si sono rese conto di questo, però lo Aspetta. sport è lo strumento. Cioè, quale miglior strumento per poter modificare e far capire ai ragazzi, avvicinare i ragazzi a valori migliori, cioè Hanno quale fatto miglior un capolfo. strumento, Cioè, facciamo un esempio quale stupido, migliore banale. occasione, scusa mamma, quale migliore occasione di poter unirsi col comune di Foggia, perché se il comune di Foggia dice la squadra è di Foggia, è dei foggiani, e la società comincia a dire però qui i lavori, cioè qui non si accordano manco sui lavori. Qui invece dovrebbero fare proprio una programmazione a livello sociale, come dici tu, cioè insieme al comune,
chiedere, vabbè, ok, allora i ragazzi li facciamo venire a un prezzo ridotto, possiamo proporre di far venire tutti i ragazzi delle scuole allo stadio con un prezzo Ma ridotto, fargli una infatti, buona. Cioè, su queste cose, su questo, questa è anche programmazione. ma io Cioè, tu dissi pure parti la da stessa questi cosa quando c'era progetti. Sepa. Quando c'era pure Antonio Sepa, dissi pure io, qua in Germania c'hanno chi c'è l'abbonamento semestrale che è scritto università, se ti fare gli sconti, Perché è io ho visto, ad giusto. esempio, quest'anno che qualche iniziativa l'hanno fatta, Generale Gatto, che ho visto i giocatori che sono andati presso degli ospedali, c'è stata solidarietà verso i bambini, a raccolta di fondi. Cioè, voglio dire, non è che non è che viviamo proprio nella Cambogia, a Foggia. Però, voglio È stato fatto da chi parlava a titolo personale, diamogli dire. Ha qualche merito. fregato. Diamogli qualche merito, Vabbè, perché qualcosa è stato fatto, questo l'ha anche chiaramente. fatto proprio chi lo faceva. È stato proprio l'avvocato Miccoli che ha Qualcosa di fatto buono c'era. delle belle iniziative, diciamo che hanno dato, ecco, hanno indicato una strada. Se non la si disperde quella strada, questo lega la Esatto. società al tessuto sociale, anche a chi non è naturalmente portato. Perché noi abbiamo alla fine comunque non, una cosa che diceva anche Stefano, alla fine ci sono pochi spettatori che vanno allo stadio rispetto alla platea possibile, potenziale. E dobbiamo recuperare anche con un miglior rapporto con la società. Ma sì, Allora. infatti, magari la gente, magari posso faccio un esempio molto banale, dirigenti che possono andare anche nei licei, nei vari istituti superiori, e incentivare la Delle gente ad andare scuole, alle scuole. certo. Però, oppure come ho detto io prima, quando c'era anche Antonio Sepa, qui se c'è l'abbonamento semestrale hai uno sconto di 2-3 euro. A me andare, cioè io per vedere quei campi che vi ho inviato ieri la foto, costa soltanto 8 euro un biglietto. E che campi di calcio, e che passione, eccetera. Sì, Ma però se io Manu, ti vado, posso fare una domanda? un Una esempio, sì. curiosità, mi posso togliere una curiosità? Tu che sei stato in un campo, io non ho mai visto un campo in Germania, ma c'erano negozi all'interno dello stadio? Sì, c'erano praticamente all'interno degli stadi Vendevano la maglia della squadra vendevano all'interno la dei maglia negozi? della squadra, vendevano i giubbotti, vendevano i gadget, vendevano addirittura gli adesivi che ti costavano 50 centesimi, un malloppo di adesivi uguali. Il Aveva futuro è là. addirittura dei. Avevi praticamente, tu avevi anche dei piccoli che mi interessa, kiosk, cioè dei chioschi in cui tu prendi la birra, la compri, naturalmente sempre in bicchieri di plastica perché tu il vetro non lo vedrai mai, e lì incentivano la gente. Io dico Certo. una cosa, scusate, ma sto discorso, io faccio un paragone, adesso voi direte sì, ma che c'entra, mano, vabbè, non so. Io vado a Parco San Felice, vado a Parco San Felice, hanno fatto un meraviglioso campo di calcio 4 anni fa, lo hanno, Biagio. Ogni anno hanno rubato le reti, hanno rubato le porte, ci cioè, hanno addirittura rubato come si chiama, tutta la cosa che proprio circondava il campo, cioè tolgono tutto. Cioè, allora tu capito, E fai vabbè, un'opera. sono stati gli ma Comunque, scusa, queste sono scusa, ma veramente cose sono piccole. stati gli ultra del Varese che sono passati da Foggia e Certo, ma sempre con noi del sicuramente. sud, sono In quelli di ogni caso, Varese, sono ma venuti qui. sicuramente. Io A me penso che piace il pure noi. cuore. Dimmi, Valentino. No, dicevo, questo è un impegno semplice, per esempio, questo fatto dello store, che è una cosa veramente ridicola. Cioè, l'Aprilia in C2 allo stadio c'ha lo store, Aprilia sta a Esatto. vendere magliette. Ma com'è possibile che nessuno gli viene in mente, 10 persone almeno lì, addetti stampa, cose, di aprire un negozio, non sta cosa cinese che hanno messo su Booking Show dove ti compri le cose, tu esci di casa, Perché ti vai a vai alla prima compromettere con quelli che tipografia. c'hanno, ti vai a Vai, la prima tipografia compromettere. dice, mi stampi lo stemma del Foggia su sto cappello, perché quello stanno vendendo. Schifezze cinesi. Cioè, ci vuole tanto a prendere. Cioè, Oppure, guarda, te ne dico un'altra. non è che dobbiamo fare lo Cioè, Juventus Stadium, insomma, però ma voglio dire. scusami, ma perché ogni domenica non prendono 3 magliette, le mettono all'asta, si fanno 100 euro a maglietta, i tifosi sono contenti, buonanotte, che gli costa il tempo di mettere in inserzione? Te, comunque, che si debba No, lavorare, è che si incredibile, debba questa cosa mi lavorare fa uscire di testa. sull'immagine è una cosa che sì, io vado dicendo da tempo, perché l'immagine è quella che lega meglio con i tifosi. E Fideliza. poi sì, ma Valentino, c'è un ritorno di natura economica. Esatto, infatti non lo capiscono. C'è un argomento che non Perché abbiamo ti vai a toccato. compromettere, No, Valentino. Io ero pronto con i aspetta, 50 aspetta. euro in No, mano con la maglia. Ce l'ho qua in c'erano. tasca. Se lo Sì, vendono, c'è cioè, 50 euro c'è. in meno. Valentino, c'è un argomento che tu tocchi spesso fuori diciamo, dal contesto di questa trasmissione, qualche volta ne hai parlato. Cioè, le difficoltà che ci sono per comprare i biglietti
da parte di tifosi che vanno fuori. Oddio, è vero che non è un problema solo nostro, perché quello che hai incontrato tu lo incontra anche un tifoso del Lecce che vuole andarsi a vedere la partita, che l'ultima volta dove che eravamo? A Matera? A A me Matera, dici. o da qualche altra Ah, parte. noi sì, noi scusa, Madonna. Noi a Matera, quindi se andavo un qualsiasi altro tifoso di qualsiasi altra squadra, aveva lo stesso problema. Quindi comunque ci sono poi dei ritorni economici che mancano. Cioè, se tu poi alla fine non ti preoccupi di organizzarti bene, è un pezzo dei biglietti che non vendi, dipende da questo fatto. Dipende da questo fatto, perché non utilizzi gli strumenti che in realtà sono già a disposizione. Va bene. Allora, io direi che si potrebbe anche concludere, perché abbiamo tanto di quel materiale che i nostri 500 spettatori di questa settimana avranno di che divertirsi una volta che l'avrò montato. Io se. Permettetemi di ringraziare Stefano, sì, che insomma è stato un grande a venire tra amici. Grazie No, Stefano. grazie, Grazie, Stefano. io grazie lo dico a voi, in particolar modo a Valentino che conosco un po' meglio rispetto a voi altri, che mi ha invitato lui a partecipare, a stare insomma insieme a parlare di questa nostra forte passione, la vostra rossonera, la mia giallorossa. No, poi Stefano, fra l'altro, Io devo rivelare che Stefano ci ha parlato di trascorsi calcistici di Valentino che voi ignorate. Eh sì, perché Stefano, adesso tu dovrai pure darti, spiega anche agli amici, a quelli che seguiranno la trasmissione. Valentino è stato una grande promessa più o meno di ben ci venga. No, Valentino Ben Schenghe No, scala. Valentino, fai parlare Stefano. Di Cioè, Stefano. nelle partite che io ho visto giocare con la maglia, la squadra del mio paese giocava a centrocampo. Ah, centrocampo. Che vedo, Era vedo. centrocampista. Ah, Bencivenga non gioca a centrocampo, No, Bencivenga dovrebbe non giocare da nessuna parte. A me, io posso dire una cosa, a me Bencivenga no, non dispiace, l'ho visto in qualche apparizione l'anno Ma scorso all'estero. riprendetevelo, riprendetevelo. Però col Vercelli mi pare che l'anno scorso ha conquistato la B, Bencivenga, non è Non ci proprio. posso credere, ma manco solo l'ho scritto. È Sì, impossibile. Valentino, ti posso assicurare che noi l'abbiamo ceduto al Vercelli l'anno. No, Ma scusami. perché l'avete ceduto? Quindi ha preso la Serie B l'anno scorso. Poi quest'anno non ho visto tutte le partite, però non mi dispiace come giocatore. Comunque sì, Comunque volevo dire un'ultima cosa. Dai, vai, Valentino Stefano, vai. è un buon centrocampista, come ho detto ieri, un buon centrocampista di contenimento. Benissimo, bravo, hai visto Io Stefano? volevo Hai... aggiungere solo una cosa di un fatto tecnico che non abbiamo parlato. Purtroppo lo dico a malincuore, ma bisogna riconoscere a questo punto che abbiamo fatto un mercato di gennaio fallimentare. Perché? Parrago. Perché Parrago è stato un giocatore inutile e Minotti purtroppo è andato in fase calante e non si è più ripreso, secondo me. Con Altri tutto due che giocatori. Minotti è anche il giocatore più quotato nel mercato. Una partita dove fece una tripletta a Prato è un po' evanescente come giocatore, non lo so, pure Latina aveva fatto bene, non lo Sì, so. io in Minotti cioè, insomma, ci speravo molto, ma non mi sembra che ha dato qualcosa in più che ci serviva. Anzi, forse ha pure rotto qualche equilibrio il centrocampo. Dimmi. No, secondo me io non lo so, Binotti lo considero ancora un giocatore che ha potenzialità di crescita. Sì, però. Barraco lo sapevamo perché quando è venuto a Foggia a Catanzaro hanno stappato le bottiglie di champagne, insomma, quindi qualcosa dovevamo aspettarci. Però Minotti, sinceramente, secondo me, potenzialmente può fare molto di Lo più. so, E però, lo so, però comunque ci abbiamo ha fatto preso. di più, secondo me, perché oggi mancava qualcuno a centrocampo. Io l'ho visto più sicuro nei passaggi, forse era uno dei più sicuri nei passaggi. Oggi avevo sbagliato tanto nei passaggi. Minotti credo che in confronto agli altri è quello che ha sbagliato meno. No, lo so, però mi è parso sempre quel giocatore. Io la prima partita ero innamorato di Minotti, poi però mi è parso quel giocatore che non ha fatto niente più, cioè non ha mai avuto quel guizzo, Quello è vero, cioè che però dove ha secondo fatto me la non è un differenza, giocatore capito? così.
non è un giocatore. Comunque io mi aspettavo comunque, non ho detto che non è bravo, Miotti è bravo, però certamente come ho Mi detto aspettavo prima, che questa da solidità. calciatore quotato nel mercato di gennaio, perché comunque è quotatissimo, io ho chiesto anche a alcuni amici miei che stavano lì in Calabria, a Crotone, che cosa mi sapevano dire di questo Minotti, erano tutti quanti entusiasti, sì, ma è un ottimo giocatore, non vi preoccupate. Anch'io mi aspettavo sinceramente qualcosina di più. Qualcosina di più. Parrago. Il fatto è Parrago che, è stata una delusione. ma sapete cos'è? I calciatori a volte non tutti hanno la capacità di innestarsi in una squadra e di rendere subito al massimo. Se voi prendete un esempi eclatanti, Mazza che abbiamo visto nel finale di campionato, compreso oggi, non è il Mazza degli inizi, che non lo mandavano più in campo. Ci siamo detti più volte che Sarno, quando era arrivato, non era neanche un giocatore, cioè era fuori forma, anche fisicamente non era adatto neanche per entrare in campo. Ci sono dei giocatori che sono cresciuti nell'arco della stagione e alla fine hanno dato il massimo. Se entri a gennaio, parti sparato perché magari già eri in una forma adeguata, ma poi ti devi adattare al modulo di Forse gioco, non era il insomma. tipo di giocatore che ci mancava, Sì, perché Gergo non comunque, è quel ma giocatore lì. a volte si fanno degli acquisti, non dico per accontentare la piazza, perché sennò magari perché pensi che in quel Sì, certo. c'era a centrocampo, è chiaro che è lì che ci vuole il gioco, lì nasce il gioco, prendi qualcuno da quelle parti. E infatti oggi l'abbiamo visto che Lecce non ci faceva superare il centrocampo. Sì, Però il centrocampo oggi. il Lecce ci ha studiato la grande, cioè ha trovato sicuramente la chiave di volta per fermarci. Lecce ha È vero messo. pure, è vero pure Zerbi oggi in onestamente. conferenza stampa, se non sbaglio, ha detto che Lecce oggi ha giocato solo in contropiede. Un po' è vero però, perché primo tempo io almeno. Quello sì. Io ho visto anche un po' che comunque non è che abbia fatto questa partita, cioè, anzi, se è entrato quel colpo di testa per noi era finita per noi, ora stiamo parlando di tutt'altro. Però penso che comunque non ha, il Lecce abbia fatto anche, cioè il Lecce è questo, di tutta la stagione è quello il gioco. Sono tutto qui. No, io devo dire, abbiamo sbagliato dei passaggi elementari. Le prime 3-4 occasioni clamorose del Lecce sono state tutte su dei passaggi veramente assurdi che hanno sbagliato, dei retropassaggi oppure passaggi orizzontali che li hanno mandati soli in porta. E quello è veramente inspiegabile. Oggi non superavamo il centrocampo, c'è poco da fare. Cioè, Vabbè, ma oggi perché ci poi sono ci siamo messi. ostinati. Il Lecce oggi era tutto piazzato veramente su ogni passaggio, soprattutto dal portiere, e noi continuavamo a non buttare sta palla. Siamo restati 10 minuti a un certo punto a far battere rimesse a darle a loro. E io sì, capisco De Zerbi, il giocare da dietro, però ogni tanto quando loro stanno tutti a scacchi, schierati, a un certo punto bisogna trovare un'alternativa. Certo, De Zerbi dobbiamo ricordare a tutti, soprattutto a noi, che era al suo primo anno da allenatore, No, no, ma che ha figurati, io. cominciato che non aveva neanche il patentino. Quindi è chiaro che è uno che ha cominciato quest'anno, ha cominciato alla grande, è il primo a dire che deve imparare, deve rettificare qualcosa. Immagino che l'anno prossimo, in una partita come questa, magari qualche variante al suo gioco la deve pure predisporre, perché se non Io perché se interpreto. hai lì una muraglia cinese a centrocampo, perché hai un avversario forte che ti ha dimostrato che il centrocampo non lo superi, palla al piede, allora devi cambiare gioco. E Guarda, io ho non interpretato hai così la partita. alternative. O Io, avere dei diciamo, giocatori adatti a quel gioco. esatto, perché I giocatori li Ma mette in due le cose. campo. Giocatore li mette in Io dallo campo stadio ho interpretato il il fatto mister. che lui praticamente volesse prenderli per sfinimento il Lecce, nel senso di fare quella solita ragnatela, perché anche era esasperata, soprattutto nel primo tempo. Solo che oggi sono stati molto imprecisi nei passaggi, perché quel gioco funziona se tu non sbagli, ma se cominci a sbagliare sempre, Esatto, la palla poi certo. la prendono loro. E quello è Ma oggi a successo perché centrocampo noi. il Lecce si è messo a 5, quindi il centrocampo era bello posto, Noi i quindi. primi 5 minuti abbiamo Infatti fatto quel a tiraggio. centrocampo avevamo delle grandi defiance, cioè, voglio dire, metti in crisi il centrocampo, il gioco di De Zerbi è bloccato, cioè, parliamoci chiaro, ci conosciamo noi come Oltretutto, il giochiamo. Lecce ha fatto una tattica anche molto giusta da parte loro di fare il fallo sistematico su chiunque prendeva la palla.
E esatto. Perché il primo tempo, quello onestamente, l'arbitro un po' di cartellini in più avrebbe dovuto distribuirli, perché ogni volta che qualcuno centrocampista del Foggia prendeva la palla veniva sistematicamente atterrato, e quello ha interrotto in continuazione l'impostazione di gioco. Infatti, casualmente hanno preso più cartellini gialli di Lecce che non c'è la squadra che non fosse il Foggia. Casualmente il Foggia fa sempre. Vabbè, però il primo tempo non hanno munito solo uno, ma ce ne sono almeno due o tre altri di cartellini da dare. Beh, comunque, beh, infatti, era un arbitro che ha dimostrato di essere molto all'inglese anche nei nostri confronti. Anche noi abbiamo fatto qualche intervento di spalla bello tosto. Però loro alcuni. Valentino, guarda che Lecce di cartellini se li ha presi, cioè non soltanto molto, più di uno. Comunque, rimane il fatto che se la squadra è una che hai di fronte presidia in quella maniera militarmente il centrocampo, tu devi avere delle alternative. Non è che tu puoi andare in campo pensando solo a come giochi tu giochi nei confronti di un avversario. Se l'avversario si schiera in maniera, diciamo, insolita rispetto ad altri, tu devi adottare delle contromisure. Il risultato però non è stato soddisfacente, perché Barraco lo puoi far giocare a destra e a sinistra, è sempre Barraco, voglio dire. Oltretutto mancavano quelli che impostano da dietro col lancio, per esempio, no? Perché Gigliotti e D'Angelo forse sono gli unici che hanno una bella gittata. Ti mancava Sarlo che corre, perché Sarlo è quello che corre. Nel senso, sono state pesanti, vedi? Ci mancavano persone che... Avevi solo il giocatore adatto per fare i dribbling. Ma non ti è servito a morto. Sì, anche se... A loro ne mancava uno che, se avesse avuto la metà delle occasioni che hanno avuto loro, insomma, ce ne metteva dentro. No, ma lei ha giocato sicuramente bene. Però diciamo che, ripeto, oggi Santoronzo ci ha dato un po' una mano e siamo stati fortunati, dai. No, ma voi siete stati premiati, perché voi avete avuto parecchie occasioni, quindi io non credo alla fortuna per il Lecce. Io credo che alla fine la vittoria del Lecce sia stata meritata. Noi saremmo stati fortunati. Noi siamo stati fortunati. Però posso anche dire che il Lecce quest'anno è veramente da due volti. In casa fa partite veramente di grande cuore, e poi fuori casa infatti la posizione in classifica lo dimostra. Fuori casa è veramente... A parte due imprese a Benevento e a Salerno, una squadra irriconoscibile. Sembra che, non lo so, forse l'area di Lecce sarà buona, quella che ne so, di Messi non piaccia, però veramente fuori casa il Lecce non si ritrova, è sperduto. In casa oggi abbiamo fatto di nuovo valere la legge del via del mare. Però non lo so, abbiamo tre partite. Speriamo che un altro derby a mattina la prossima, vediamo cosa accade. Per il Foggia io spero che comunque i vostri giocatori diano comunque il massimo e che mettino, diciamo, onore non la male fino alla fine, e che mettino la prima in questo bel campionato. Comunque voi dovete, a mio parere, solo applaudire la squadra. Oggi poi ci stava anche perdere, secondo me, nel nostro campo. Comunque, infatti, si poteva mettere in conto. Comunque è sicuramente un grandissimo campionato quello del Foggia. Un applauso. Beh, allora grazie. Concludiamo con questa con questo intervento di Stefano, per dovere di ospitalità. Stefano, ci ricordi, tu sei, chiami da Chieti? Sì. Da Chieti, benissimo. Stefano da Chieti, insomma, abbiamo completato il panorama italiano. Bene, comunque Stefano, quando passi da queste parti, quando ti aggiri dopo la partita, chiaramente mi rendo conto che con lo spezzatino le partite, vabbè, le prossime saranno tutte ormai tutte uguali, l'anno prossimo loro sono in B. Se ti capita di venire da queste parti in... Speriamo che qualcuno da lì abbia ascoltato la perfetto, tu affacciati sempre che sei un ospite gradito, poi capisci di calcio e a noi fa piacere averti con noi. Piacere è tutto mio. Bene, ciao Stefano, ciao Valentino. Io ho un po' scritto soltanto, ma Locampo alla fine che ha detto? Perché io non l'ho sentito, perché non pensavo ci fosse Locampo, sì, ma io credo che non sia ancora arrivato, che sia andato allo stadio ad accogliere i calciatori, perché lo vedo sempre giallo, invece è intervenuto un paio di volte. E comunque, se vuoi sentire Giuseppe Locampo, ti assicuro che potrai seguirlo nel montaggio che faremo della trasmissione. E Tonio invece c'è stato pure, Tonio? No, Tonio no, ho visto dei messaggi, lui non è venuto a Lecce.
non c'era a Lecce. Non c'era. Tu rientrerai domani a Roma? Nei no, prossimi mattina giorni? Ho spostato il biglietto. Benissimo, vabbè, ti godi un mi, pochettino. Ti dico solo un inciso, una curiosità, perché c'era, ho visto nel settore nostro, c'era anche Chiara Carpano a fine partita, anche quei giornalisti che stanno in genere a kickoff, non mi ricordo come si chiama, quello con la barba. Sì, quello che ha fatto il servizio da... insomma sentivo Chiara Carpano, io non voglio dire niente, questo chiaramente è Internos, che 500, alla fine si lamenta, ci vedono in 500, ah perché... siamo ancora collegati, e vabbè lo taglio, lo taglio, dai, questo lo taglio alla fine. Ma se siamo online, tanto siamo online, ma non ti preoccupare, vai, dacci questo scoop, dai, dacci questo scoop. No, non è nessuno scoop, lei si lamentava un po' effettivamente di come siamo stati trattati a Lecce, perché eravamo in uno spicchio là sotto, non si vedeva quasi niente del campo, c'era una corrente che non te lo dico nemmeno, un gelo pazzesco. E soprattutto poi lei si lamentava, dice che mi hanno fatto fare il porto un amico, ci hanno costretti là, e niente, era un po'... Però c'era lo spicchio di sopra Lecce, anche. Ha fatto la società del Lecce tutto quest'anno, ad ogni squadra che è venuta ha fatto sempre il porto un amico, addirittura porta due amici. Noi tifosi aspetta un attimo, fammi concludere, poi... Noi tifosi del Lecce andiamo in trasferta puntualmente dopo i fatti di Carpi, ci viene quasi il 90% delle trasferte legato a questo... E la società allora a questo punto ha cercato di... Però a Foggia sono venuti col porto un amico, uno in genere si aspetta cioè, che ci sia... No, ma penso, aspetta, no, ma vi do io la chiave di lettura perché nei giorni scorsi era già uscito. Allora, il problema è nato con una riunione col prefetto, perché c'era la paura della contestazione in atto e quindi per governare meglio l'afflusso hanno tolto questa iniziativa, ed era riportato sui social proprio da Lecce, quindi il porta un amico non è stato interrotto da quello che abbiamo letto, perché poi chiaramente almeno io non è che ho parlato con la società, però da quello che si è letto non è stato possibile farlo solo perché si è ritenuto che queste ed altre iniziative avrebbero in un clima di contestazione forte, perché questo ci si aspettava. Che poi non c'è stato, ma non c'è stato perché poi la più grossa contestazione è che non sono andati allo stadio. C'è nessuno. Questa era una partita che riportava tesoro contro tesoro, ma niente di più. Però in questo credo che quindi l'iniziativa non sia andata in porto semplicemente perché c'era questa situazione di possibile criticità. Quindi non è una cosa almeno quello che, ma non quello che si è detto oggi, questo già veniva detto nei giorni scorsi. Va bene, allora completo con i saluti. Stefano l'ho salutato, Valentino l'ho salutato, saluto Christian. Ciao Biagio. Ciao Christian da Roma. Saluto la grande Germania rappresentata da Manuel. Ciao a tutti. Ciao, stammi bene. E concludiamo con Vincenzo, che abbiamo capito che ci accoglie a pane e salame quando andiamo. Come minimo. Esatto, nella trasferta toscana. Quando andiamo in Toscana. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, buona ciao settimana. Tutti. Ciao Cristian, ciao Vincenzo, ciao Stefano. Ciao Cristian, ciao Valentino, ciao a tutti, ciao Vincenzo, ciao. Ciao.